Radio Cigliano, la radio di quartiere, estesa a tutto il mondo. Radio Cigliano presenta Dopo cena con. Quattro chiacchiere con tanti ospiti e la loro musica. È giovedì 4 maggio 2017, me stavo a perdere. Siete in diretta su Radio Cigliano all'ascolto di Dopo cena con, la trasmissione nella quale di solito io mi riposo un attimo, mi do un attimo di tregua, non voglio esagerare, ho avuto giornate pesanti, ma invito le mie amiche, i miei amici anche. E stasera c'è un'amica veramente fenomenale, eccezionale, straordinaria, stratosferica, e datemi un'altra con la S. Signore e signori, con noi a Dopo cena con stasera Rossella Cerbo. Ciao. Viva! Come stai, Rossella? Bene, molto bene, sono molto felice di essere qui. Evviva. E non è una cosa di circostanza. Evviva, e mi fa piacere. Mi piace molto la radio, ti ho sempre visto da casa e ti mando i messaggini perché mi piaceva. E niente, ciao a tutti! Evviva! È arrivata! Sono così contento, l'aspettavo da tanto tempo! Ebbene, allora, noi siamo qui, abbiamo mangiato, facciamo le nostre chiacchiere e come prima cosa vi devo chiedere di fare il vostro solito dovere, cioè quello di condividere sulla vostra pagina web il video che state guardando. Perché? Perché è la maniera che ci piace per essere social insieme. Noi non ci facciamo pubblicità. Se state guardando questo video e se vi piace la formula che ci siamo inventati, condividete sulla pagina Facebook. Tra l'altro non siamo soli, c'è qualcuno nell'ombra qui da noi in questo momento. C'è il mio amore, il mio marito, che è sempre con me perché mi accompagna. Vabbè, però giustamente lavora sta con lì. Me, sta sempre con me. Fra un po' si addormenta perché la giornata è stata faticosa per tutti, però noi andiamo avanti e siamo contenti, siamo qua adesso. Allora Rossella, t'ho catapultata in un universo strano. Strano ma bellissimo. Ti piace? Ho sempre amato la radio, fin da quando ero piccola. Perché... Ma tu l'hai mai fatta la radio? Sì, ho fatto quella in diretta, pensa. Ma da piccolissima. Io, ho iniziato a 5 anni, quindi ero minuscola. E praticamente all'epoca mia si faceva... All'epoca mia questa che sfrutta, un giorno fa. No, insomma, si facevano gli sceneggiati in diretta. Come no? E io ho avuto l'onore di fare sceneggiati in diretta con Regina Bianchi. Mamma mia, ma tu ti rendi conto? Che meraviglia. E io ero bambina e praticamente la cosa fantastica della radio è che tu facevi anche i rumori, a differenza del doppiaggio, che invece devi stare ferma, capito? Inchiodata. Si fruscia la maglia. Che esatto, devo fare? Invece là, e la bambina mangia, e quindi tu ti davano la forchetta, il piatto, e devi fare buono col rumore, oppure chiude la porta, oppure sbatte la porta, e tu facevi il rumore della porta. Apri quella lettera e facevi il rumore della carta, no? Bellissimo. Guarda, è stata un'esperienza fantastica. Poi ho lavorato, cioè ho fatto delle cose con a Radio DJ, perché sono andata ospite in varie cose, perché poi sono andata dai soliti zozzoni sempre su Radio DJ, pure con loro mi sono divertita molto, e poi sono qui da te. Quindi è sempre uno posto magico, perché poi unisce il nostro lavoro, che è comunque la voce, le cose, eccetera, all'immaginazione, alla magia, adesso c'è la diretta Facebook. Sì, tra l'altro, infatti noi la roviniamo un po' sta cosa. Io lo dico sempre, però mi piace farla così. Però insomma, noi la roviniamo un po', perché essere dietro al microfono un po' a noi ci aiuta, perché è fico, no? Possiamo fare quello che ci pare, però dà quest'idea di mistero, no? Che basta guardarci là su Facebook e sparisce completamente. Cioè, non solo a me, per anni, capito, magari mi immaginavano dietro la voce di Drew Barrymore oppure di Michelle Rodriguez, a te con quei fighi spettacolari che doppi. Poi vedono noi e dicono: ma sono questi? Oppure Boraccio, mio fratello, vogliamo parlare di mio fratello che doppia Brad Pitt. Guarda, la cosa migliore del mondo, perché ci ho avuto anch'io un colpo al cuore, fu Pino Locchi, vabbè, Pino Locchi è una persona deliziosa, che era Sean Connery, ma chi più ne ha più ne metta, proprio The Voice. Era alto 1,65, una persona dolcissima, ma sembrava Mr. Bean. Sembrava un po' Mr. Bean, è vero. Però questo è il bello di lavorare con la voce, perché chi lavora con la faccia deve essere sempre preciso, sempre fotogenico, due palle che non ti dico. Ma poi io per esempio, non so a te Alessio, ma io per esempio
non sono una di quelle che voleva fare l'attrice e poi ha scelto di fare il doppiaggio. Come siamo uguali. Io ho sempre voluto fare la doppiatrice, perché il mio, come dire, il mio habitat è questo. Davanti a una telecamera un po' mi imbarazzo, un po' mi vergogno, ma come, tutti mi dicono, ma come, tu sei un'attrice? Sì, sono un'attrice, vero, ma non mi voglio far vedere. Noi siamo abituati da sempre praticamente a dare, cioè noi del nostro corpo ci preoccupiamo poco al leggio. Esatto. Se siamo sguaiati, se siamo poco telegenici, diciamo che ce frega, tanto quello che dobbiamo, capito, tirar fuori stasera la voce. Stasera per venire da te mi sono dovuta ritoccare e c'ho i brufoli, ero preoccupata, ho detto oddio, si vedono i brufoli, oddio, i capelli non so fare. Però hai visto, guarda che bella, guarda che bella, questa telecamera è molto amica. Maschera bene, no, sì, ma non maschera niente, è così anche al naturale. Infatti l'ho guardata prima là e poi qua, ha detto vedi che sta a fare la manfrina. Allora, c'è un WhatsApp, mi raccomando, il WhatsApp è 328-7948-796. Che cosa potete fare? Registratevelo sul vostro cellulare e entrate in WhatsApp, sperando che stasera non buchi come ieri sera, che c'è stato il grande buco di WhatsApp, sì, hai visto? Sì. Cioè, stamattina ho aperto, manco fosse caduto un meteorite a Piazza Venezia, cioè, anche, veramente. Anche meno, insomma, anche meno. Uno si telefona. Due ore telefona e poi manda degli SMS, fai quello che ti pare, no? La gente è disperata per WhatsApp. Mentre invece, se WhatsApp per ora funziona in questo momento, già ci sono dei WhatsApp che stanno arrivando. Stasera Ricky è assente giustificato, Ricky è un nostro assiduo ascoltatore, perché sta all'Arena di Verona per lavoro, quindi niente, si sta divertendo, certo. Sicuramente si sta divertendo. Quindi che cosa potete fare col WhatsApp? Potete mandarci i vostri controselfie. Noi vi manderemo un selfie che ci produrremo tra un po'. Facciamo una foto e ve la mandiamo, come la radio, come la radio mandano i gadget, i penne, le magliette, queste cose qua. Mentre voi potete mandarci il vostro controselfie, così lo mandiamo in onda. Quindi mandarlo vuol dire che date l'assenso per mandarlo in onda e lo pubblichiamo nella pagina e ci guardiamo in faccia, perché voi ci guardate, voi ci vedete, voi ci ascoltate, ma noi vediamo solo quello che scrivete. C'è un bel po' di gente in questo momento collegata, torniamo indietro, c'è Calogero, Gianmarco, ciao Stefano, c'è Saso, c'è Federico, Michele, Vale, Sabrina, Donato, Fabrizio Mazzotta, ciao Fabrizio, Fabri, come stai? Fabrizio è venuto un po' di tempo fa qui con noi. Se poi fai così, guarda, sì, questo non è tecnologico per niente, gli metti like alla pagina. Che carino. Questo lo puoi fare te, è proprio, ciao, amore, è un'incombenza mamma, che ti do. Saluto anche mio figlio. Amore, e ci anche sto mia seguendo. Figlia. Ciao. Ciao. Mamma è qua stasera, state tranquilli che non ve la asciugo più di tanto, veramente. Allora, c'è tanta gente, leggiamo un po' che cosa dicono. C'è Saso, allora, che dice: ciao Ross, sei una doppiatrice dalla voce particolare e anche un po' sensuale. Oh, grazie. Mi piace molto quando doppi. Allora, Burco in Cherry Season. Taratarata. È la telenovela che va in onda su Mediaset. Sì. E dove ci divertiamo molto, insomma, a doppiarla con i miei colleghi, con Gaia Bolognesi, Emanuele Rosa. Pensa il casino che fate. No, lasciate un casino. Colonne separate pure là? Sì, però ci metà. Le lasciate metà, i messaggetti sul sì, copione. Ma siccome loro in originale sono turchi. Ah. Quindi all'inizio è un trauma, perché noi siamo abituati a doppiare sull'inglese, sull'americano, cioè quando vedi queste bellissime facce, una fotografia meravigliosa, però in originale fanno... È brutto, è strano il turco per noi. Accidenti, ma poi pure per entrare sulla bocca, cioè per andare a sync, detto in maniera, come dire, un pochettino più tecnica. Come recitano? Facendo cose strane, facendo dei picchi o stanno fermi più che altro? Non muovono le labbra. Ah no, questo è tremendo. È terribile. Quindi devi cercare anche di stare dentro sta faccia, sì, che sembra immobile. E sono bellissimi, nel senso che questo è un prodotto che veramente, se tu lo vedi doppiato, dici vabbè, questo è americano. E invece no, perché noi lo vediamo in turco. Poi vabbè, ormai la Turchia è come, è un po' come l'Italia, sì, no? Sembra di stare in Germania. Sì, ma sono bellissimi, una fotografia molto bella, tutti vestiti bene. Però poi ho detto, doppiare mi fa... È complicato, è come quando facciamo le cose dal cinese, o dal giapponese, coreano, giapponese, è un disastro. I cartoni animati forse ci siamo un po' abituati al, sì, giapponese, sì. Però poi quando vai a fare il film d'autore cinese, che ci devi mettere passione, ci devi mettere dentro, ci devi dare dentro. È tosta. E sono loro che sono così. Io adesso così, per esempio sto facendo l'adattamento di un docufilm indiano. Oddio! Come ti trovi? Malissimo. Malissimo, grazie. Malissimo. Perché pure questi sono belli, quello che te pare, Bollywood, tutto colorati, bellissimi, tutto bello,
solo che però, a parte che ogni volta ci metti per trovare dove sta una battuta e ricominci 10 minuti indietro perché non la trovi, non la capisci, non la trovi, è vero, non hai punti di riferimento. Poi insomma, tu lo sai perché gli addetti ai lavori mi possono capire, però il lavoro, quindi il lavoro è se fa, facciamo magia, tutto. Anzi, più le cose sono particolari secondo me e più ci danno soddisfazione. Vero. E soprattutto siete voi che ci date soddisfazione. Sono un po' sfide, no? Sono anche un po' sfide, è bello sfidarsi e fare cose nuove ogni volta. Ma poi io dico a tutti i ragazzi, a tutti i giovani e meno giovani che diciamo affrontano questo lavoro, dico, noi siamo fortunati perché facciamo un lavoro faticoso, perché non è Hollywood, no. Perché... Ma forse è faticoso pure Hollywood, esatto, però insomma magari è più patinato, sì. Eccetera. Però noi facciamo un lavoro dove un giorno sei un avvocato, un giorno sei un dottore. Anzi no, un giorno... La mattina sei l'avvocato, esatto. E il giorno dopo sei l'assassina. L'assassina, l'infermiera. Un giorno sei bellissima, un giorno sei una cozza inenarrabile. Per quelli che non sono di Roma, cozza, donna brutta. Cozza vera poi, eh. E insomma, capito, un giorno io addirittura certe volte nei cartoni animati ho letto appunto che qualcuno mi saluta per Tom Baker. Sono stata anche un maschio, ero l'attaccante della squadra di Holly e Benji. Difficile lì, tenere giù la voce bassa. E poi dopo devi fare magari Giulietta e flautarla tu. Tutta, no? Oppure devi far ridere, oppure devi far piangere, oppure devi... È un mestiere molto bello, faticoso, ma bellissimo. È bello, sì, ci piace veramente. Sì. E poi noi che lo facciamo da quando eravamo bambini, siamo veramente presi da quanto è bello e da quanto ci piace. E ricordo ancora il WhatsApp 328-7948-796, iniziate a mandare, qua ci sta qualcosa per te, sì. Perché c'è... Balli! Aspetta, posso mandarla in onda? Certo! Posso mandarla, aspetta che la apro e la mandiamo in onda. Questo è proprio un bacione mamma. Guarda che mamma, bello. Molto bello. Core de mamma. Core de mamma, veramente core de mamma. E siamo contenti. Ciao! Ciao Lucre! Evviva, grazie mille. Continuate a seguirci perché ce ne abbiamo per tanto e ci abbiamo un sacco di cose. Tra l'altro, sì. In tutto questo Rossella ha portato la sua musica, sì. E ci spiegherà più tardi perché e per come ha portato la musica. Andiamo a vedere qualche altro. Amy da Futurama. Ah, ciao, sì, sono io. Calogero si ricorda. Allora, tu lo sai, no? Perché hai avuto a che fare anche con il nostro pubblico e sai che sanno tutto, sì, molto più di noi. Ma molto più di noi. Anzi, ringrazio tutti quelli che ci ricordano costantemente che cosa abbiamo fatto, quando l'abbiamo fatto. Perché noi, ti è mai capitato di accendere la televisione e di guardare una cosa e dire ammazza bello sto film, e poi a metà film magari entrava il tuo personaggio, porca miseria, allora so il finale. No, la cosa grave è che a volte io proprio rimuovo, evidentemente, non lo so. E tipo l'altro giorno stavo a fare i piatti. Succede. Stavo facendo i piatti e sento la mia voce. E poi era pure un discorso lungo, era tutta una voce off, cioè io non mi ricordavo né che cos'era, né quando l'ho fatto, né con chi l'ho fatto. Zero! Io mi sono appassionata al film. Verso gli ultimi 10 minuti mi sono ricordata. No! Sì, sul finale! Era meglio non ricordarsi nulla, era meglio lasciar perdere. Esatto. Vabbè, sono quelle cose che succedono, ma veramente succedono a tutti noi, perché purtroppo a volte ci dimentichiamo. C'era Teo Bellier l'altro giorno che dice: a volte vado a vedere un film e magari ho fatto una parte da 30-40 righe, che però è chiave del film, magari entra al quarto rullo, che vuol dire 60 minuti di film, e però poi vado là e dico: porca miseria, allora ho capito tutto. E poi non solo, noi adesso con le colonne separate, dico per chi non è del mestiere, colonna separata, cioè hai la tua parte, la fai tutta da solo e un po' te la canti e te la suoni. Sì. Molto te la canti e esatto, te la suoni. Quindi molto. Non sai che cosa succede prima, che cosa succederà dopo, fai solo le tue scene, i tuoi anelli, che sarebbero spezzoni del film. E che cosa succede però? Che molto spesso ti ritrovi coinvolto in questo cosa che tu dici, ma veramente sono l'assassina, e lo scopri solo rivedendo il film, certo, magari, certo. E quindi ti rovina delle cose bellissime, sì, capito? Sì, sì, sì. Ma guarda te, ero l'assassina e io l'ho fatta come ero, capito? Come se non lo fossi. Guarda, l'altro giorno proprio nella colonna separata una direttrice mi ha detto, allora, sai, entri in sala e ti spiegano il film, no? Mi ha detto: allora sei un quarantenne belloccio con un carattere difficile. Sì, dimmi. Poi? Ancora non ti dico niente, perché se te lo dico
siccome è un film molto particolare, nel quale c'era tutto, non sto a raccontare la trama, ma era tutto quanto un entrare e uscire dai personaggi, tutte queste cose qua, ha detto ti devi fare proprio scena per scena, devi vivere la scena e poi passiamo a quella successiva. Se ti dico come va a finire, non lo puoi fare. No, non ma lo poi fai a male. Parte tutto, se tu sai di essere l'assassino, inevitabilmente userai un po'. Però l'ha fatto anche lui, magari. Sì, perché però ho capito. Non è che noi ci prendiamo tutte queste libertà. Assolutamente. Però comunque ti viene da dentro, nell'inconscio, da fare la voce da cattiva. Sì, sì, capito? Da buttarla giù, da buttarla nella po', pancia. Già da un pochettino, da perbesta. Sì. Invece è meglio non sapere. Infatti. Io voglio appunto cercare di rispettare il più possibile quello che hanno fatto in originale e rispettarlo. La guida ce l'abbiamo, sono loro, esatto. Assolutamente sì. Saso dice, non ho più WhatsApp, la mia faccia nelle dirette la vedete lo stesso? Non la vediamo perché vediamo soltanto in WhatsApp. Poverino. Carmine ci saluta e ci saluta anche Alessandro Budroni. Ciao Alessandro. Giuseppe dice, ciao Alessio, mi attirerò l'odio della tua ospite, ai, sentiamo che cosa ha da dire, ma desidero rivolgere i miei complimenti alla signora Rossella per aver saputo doppiare anche personaggi maschili, sì. Stavamo parlando giusto prima, come il compianto figlio di Sylvester Stallone in Rocky 5 e anche per l'aver splendidamente doppiato film non proprio memorabili come Panarea e Titanic di Nino D'Angelo. Stamattina, pensa, Madonna te mia. Lo giuro. Allora, innanzitutto posso dire una cosa, io non mi vergogno mai di quello che ho fatto, ma perché comunque è il lavoro, attenzione, e mi piace farlo, a parte che comunque al di là di tutto io non sono una col teschio in mano che dice to be or not to be. No, io faccio, mi piace far ridere, mi piace far piangere. Allora, a parte che a Titanic mi sono divertita tantissimo perché ho dovuto parlare in dialetto romano, che non capita tutti i giorni, e poi ho avuto l'onore di lavorare a Leggio con Nino D'Angelo, ma insomma voglio dire un mito. Insieme proprio? Insieme, no, allora dimmi un po', raccontami. Beh, lui è una persona carinissima, sì. Innanzitutto, non è per niente star, ed è uno che, caruccio, ti dico, non ha voluto nemmeno fare la colonna separata, di solito questi qua fanno tutto da soli, sì. Non ti vogliono nemmeno vedere, rosatori. Sono cantanti, sono star, sono guest star. Invece lui, carinissimo, a Cinecittà, con Michele Cammino direttore. A parte che era fighissimo perché era una trecciata spaventosa. Ma lui lo capiva che era una trecciata, secondo Beh, te? Certo, sì. Ma lui è, cioè, guarda che lui è un, sì, sì, no, sono assolutamente d'accordo. Allora, ti dico solo che i personaggi erano Riccardo Ghiri, cioè Richard Ghiri, e io ero Giulia Roberti. Ah. Giulia Roberts, perché si sta parlando di tempi in cui c'era era appena uscito Pretty Woman. Beh, ci siamo così divertiti perché lui appunto parlava tutto napoletano e voleva sapere, mi faceva un sacco di complimenti e io facevo la coatta romana che di solito non mi succede mai di fare, lo faccio solo nella vita. A proposito, ma tu come, quando devi fare la coatta romana, che è un po' diverso da quello, sì, che facciamo, è difficile per te? Perché per me è difficilissimo. Sì, infatti, guarda, ho fatto una cosa adesso per un canale che praticamente si doveva ricostruire tutta l'inchiesta sulle squillo di delle squillo dei, le famose squillo dei Parioli, dei Parioli, sì. Siccome non potevano usare tutte le cose originali, hanno dovuto ricostruire tutto col doppiaggio, però volevano che fossero delle ricostruzioni che non fossero finte, quindi ho usato dei nostri colleghi e li ho dovuti far doppiare in romano. In romano, certo. Però con l'accento, il rischio qual è diventare il romano di Rugantino, capito? Cioè quello un po' fintarello che, oh, bella de casa, che la spinge, che la spinge, spinge, sì. Però è finto come Anna Magnani, è, quando fa Anna Magnani, esatto, non esatto. È parlato. E invece, a parte che i nostri colleghi sono stati bravissimi, Margherita De Risi, Emanuele Aruzza, sono stati veramente bravi, Chiara Oliviero, perché erano tutte giovani, giovanissime. Però è difficile, è difficile, sì. E io invece devo dire, sono proprio brava a fare la guatta, cioè, la guatta nel sangue, la guatta nel sangue, sì. E poi lo riporti in, lo riporti davanti al microfono, sì, e te, sì, c'è, sì, bene. E poi gli ha detto lui, aspetta, allora vediamo, diamo il Rocky 5, Rocky 5, sì. Addirittura, pensa, era il 1987, pensa, sì. Me lo ricordo, lo sai perché? Perché sui titoli di coda e c'è scritto Roberto Ancidoni, che è il nome di mio nipote che nacque in quell'anno,
Perché non lasciai scritto Rossella Cervo. Certo, hai cambiato nome, un doppio nome d'arte. Esatto, perché non volevo che non si doveva sapere che il figlio di Stallone fosse doppiato da una ragazza. Certo, certo. Però insomma, ancora quando lo rivedo, a parte che è bellissimo perché c'è tutto il pezzo tra me e Elio di Elio e le storie tese, perché il mucco, il papà, perché se la mucca non fa me, venne ripreso dalla canzone, dalla di canzone, Elio, sì. E tra me e Ferruccio Amendola, e poi insomma... Era una bella cosa, una bella soddisfazione. Sì, poi io l'ho doppiato in 1, 2, 3, 4 e 5. Quindi l'ha fatti tutti. Tutti. L'unica cosa che hai toppato, Giuseppe, non hai toppato a fare la domanda, è che hai detto solo Rocky 5, mentre invece le l'ha fatti tutti quanti. Rossella, un altro doppiaggio che mi è piaciuto tanto è stato quello di Gabriela Dawson. Ah, quello lo faccio, Chicago Fire. Ah, certo. Facciare pure te, ci stai pure te. Ma non ci capisco niente. Tu sei un paramedico? Sì, sei uno di quelli... No, no, in Chicago Masco Fire adesso è diventato medico. Appunto. Ha fatto il salto. Certo. Quindi sei passato a Chicago Med? Chicago Med, so, perché in Chicago Fire ero pompiere, poi dopo ha deciso di fare il medico perché pare che se faccia così a 40 anni, insomma, te cambiano la sceneggiatura e tu lo fai, e quindi è andato a fare in qualche modo. Prima ero paramedico, poi è diventato pompiere e poi ritornato a fare paramedico. Vabbè, quindi poi tutto a Chicago, pare che se senti male, se c'è bisogno di un pompiere o della polizia, solo Chicago e New York con i Law and Order, queste cose qua. Allora, sono solo di passaggio, ciao meravigliosa Rossella e ciao Alessio, dice Riccardo. Calaugero dice che è un appassionato di doppiaggio, ci saluta Enzo Barone, ci saluta anche Alessandro Perricone che dice buonasera, finalmente una presenza femminile. Ci voleva. Grazie. Ci voleva, è vero. Marco dice: tanti saluti a Rossella, ricordo ancora il nostro incontro alla Safit di Via dei Villini, pensa, addirittura un po' di anni fa. Come doppiaggio non posso non ricordare, dopo aver visto Tiberi da Amadeus, Tania Fivel, Tania in Fivel Sbarca in America, direzione di Maldesi, un super cast, Palmer da Porto Gullotta e Mino Caprio e Loris Loddi. Uno dei topolini. Hai doppiato tu la bionda nel film Terapia d'Urto? Non lo so, chiedi a qualcun altro, ti prego. Intanto diteci chi è la bionda, perché che non ce lo ricordiamo veramente. Sentire Phoebe. E Malloy insieme fa riflettere. Hai ragione, Bisso, fa riflettere anche me. Ai nostri mariti e mogli. Giuseppe, che personaggio era quello doppiato da Rossella? Si stanno parlando fra di loro. Se ci dici Ferruccio Amendola e Rossella, come dimenticare i Robinson? Sì, hai ragione, come dimenticare? Quella è proprio... ho avuto quest'anno l'onore di ricevere il premio Ferruccio Amendola a Romix. E appunto ringrazio la famiglia Amendola, ma il mio cuore è proprio al di là del riconoscimento del premio eccetera, mi fa piacere perché insomma è il premio Ferruccio Amendola e Annarita Pasanisi, che sono stati i miei genitori di doppiaggio, sono stati proprio anche, e non solo forse, sì, insomma, vero? Perché ci hanno fatto un po' tutti da papà e da mamma, anche veramente. Ovviamente Rita Savagnone, insomma, diciamo che sono stata fortunata perché sono cresciuta con veramente il top del top, sì. Persone che era impossibile non essere bravi, cioè non potevi non imparare a fare questo mestiere, se stavi accanto a loro dovevi imparare, dovevi, altrimenti cambiavi, se no dovevi andavi a fare la voce alla standa, che manco c'è più. Allora, ciao Rossella e Alessio, volevo sapere gentilmente da Rossella com'è accompagnare un'attrice come Drew Barrymore per tutta la carriera e crescere con lei fin da piccola. Si crea una particolare chimica e empatia, come se ci conoscesse veramente, e poi ti fa tanti complimenti. Allora, innanzitutto grazie. È una cosa strana perché credo che sia forse un caso unico, perché avevamo... Io 5 anni, lei aveva 5 anni e mezzo, io 6 e mezzo, quindi veramente tutta la vita. E, non lo so, però mi sembra veramente una persona di famiglia e non mi fa nessuna fatica. Ho fatto adesso questa serie, una follia completa, che è Santa Clarita Diet, dove lei praticamente interpreta una specie di vampiro, una commedia ovviamente. Mm-hmm. Che si sveglia all'improvviso, no, vampiro, zombie. E quindi lo scopo suo è trovare carne fresca per... Ma guarda, quindi un po' cruenta, però anche divertente. No, ma è fantastico, è divertente. Allora, se tu la vedevi, dici: Madonna, poraccia Rossella, chissà questa che fatica ha fatto.
Nessuna fatica. Cioè, facevo delle tirate lunghissime che su altre attrici ci avrei messo, capito, piante. Ormai tu respiri con lei. Con lei è proprio... Respiri con lei, ma la conosci. Mi scatta proprio una cosa che non riesco, cioè non mi sembra, non ho bisogno nemmeno di guardarla. Non certo, so come, non solo con lei e con, devo dire, Lisa Kudrow, che è quella dei Friends, che con loro mi sento proprio... Ti senti veramente a casa con loro, eh? E allora, visto che noi ci parliamo sotto tranquillamente, però io volevo omaggiarti anche proprio dei Friends, perché insomma, come non omaggiarci dei Friends? Quella l'avete fatta per 9 anni? Quanti anni sono stati? Di più, eh? Dal 94, 10, dal 94 al 2004. 10 anni, e... Dimmi qualcosa, dimmi com'è allora, stato. Innanzitutto, i Friends ha cambiato la mia vita, ma non solo, ma non professionale come si può pensare, ma proprio la mia vita, i miei rapporti umani, perché grazie a quella serie sono nate le amicizie. Quelle vere, i miei migliori amici. E con questi migliori amici abbiamo affrontato la vita insieme, ma a tal punto che ne so, quasi in simbiosi, che la casa di dove stanno sempre tutti riuniti, in realtà all'epoca era casa di Simone Mori, che è quello che doppia Ross, che lui viveva da solo all'epoca, bei tempi, Ciao Simo. E tutti il sabato sera andavamo a casa sua a chiacchierare su quei divani sgarrupati, orrendi, eccetera. Per stare insieme, non divertirci, e là sono nati fidanzamenti, abbiamo trovato purtroppo mariti, mogli. È successo un casino dentro quella casa. E ci siamo veramente ricreata quella storia. E addirittura abbiamo iniziato a sposarci, a fare figli insieme. È iniziato un percorso di vita bellissimo, che purtroppo in un certo qual modo 2 anni fa si è interrotto bruscamente sì. Perché Vitto è venuto a mancare, che è la voce di Joy, però la nostra tra virgolette famiglia insomma continua nel cuore ad esserci, nel senso che quindi umanamente Massimo De Ambrosis, che è la voce di Chandler, è tuttora il mio migliore amico ed è il padrino di battesimo, lui e la moglie, di mia figlia Lucrezia, e io e mio marito siamo il padrino e la madrina di battesimo di suo figlio Luca. Quindi... aspetta, che sono nati a 2 giorni di distanza, e dovete sapere, quasi come proprio una sitcom, Simone Mori, cioè Ross, Chandler, Massimo De Ambrosis, e Febe, cioè io, eravamo incinte nello stesso periodo. Le mogli, ovviamente. Addirittura abbiamo fatto anche il corso preparto insieme. Vabbè, proprio Friends veri. Era proprio Friends. Vero. E quindi, insomma, è per questo che io sono legata a Friends, al di là di quello che ci ha portato, che comunque è innegabile, e poi quello che ha lasciato a tutti e che lascia tutte le sere ancora a Flavio e Valerio, che sono i figli di Vittorio, che saluto. Ciao Flavio, ciao Valerio. Ciao, speriamo che ci stiate guardando in diretta su Radio Cigliano 21:27, dopo cena con Rossella Cerbo. Facciamo un bel po' di casino, ma ci piace da morire, perché è questo lo spirito in cui si devono fare le cose. Allora io direi una cosa, prima di andare avanti con i messaggi, sì. Tu hai una lista che sono i brani che mi hai portato, e c'è un numero accanto. Io non ho dato un ordine alle canzoni, perché voglio che sia tu, a seconda di quello che ti viene in mente stasera, proprio facendo la puntata, e mi dici quale canzone vuoi passare per prima. Allora, la numero 3. Qui ci deve essere un motivo dietro. Sì, c'è un motivo importante. Allora, il primo motivo è mio marito, e la dedico a lui, perché questa canzone è proprio il nostro amore, è nato sulle ceneri di altri amori, ma dirompente, e che è stato più forte di noi e ci ha fatto affrontare tutto e tutti, e che poi dopo anni e anni mi ha fatto ritrovare sul palcoscenico insieme ai Pooh, grazie a Christian Jansante, a fare un recital addirittura. Che bello, ho visto le foto veramente su Facebook, bella. Veramente è stata una bellissima esperienza, e questa canzone la dedico a lui e rinnovo la mia promessa, stai con me. E questa allora ce l'ascoltiamo, l'avete capito? È immancabile, veramente. Sono i Pooh, stai con me, in diretta a dopo cena con su Radio Cigliano.
E pare che abbiamo lanciato il disco e possiamo fare quello che ci pare. E invece adesso siamo con voi di Facebook. Siamo completamente... Guarda, voglio fare anche una cosa al volo. Voglio abbassare un po' la telecamera, vediamo se ci riesco. Ecco, così siamo un pochino, c'è un po' meno cielo sopra la nostra testa. Allora, io vi ho invitati prima a condividere il video e rinnovo questo invito perché è la maniera migliore. Rossella ha condiviso, io ho condiviso, abbiamo condiviso tutti, quindi condividete il video. E c'è un messaggio WhatsApp. Caro Alessio, sentire te e Rossella Cerbo è come ascoltare da parte di Pietro che sta in Scozia in questo momento. Però... Allora, ascoltare le voci di amici che mi sembra di conoscere da una vita. Grazie. E che mi fanno in qualche modo sentire di nuovo a casa in Italia. Una domanda per entrambi: che ricordo avete della grande e forse non ricordata abbastanza direttrice di doppiaggio Fede Arnaud che ti ha diretta in ET? E non però solo questo lo diremo nell'onda. Intanto abbiamo letto, perché così lo sentono anche gli amici alla radio e lo sentono tutti quanti. E quindi, come ha fatto Pietro che ci ha mandato, ciao Luigi che sei in questo momento in chat in radio, vi seguirò poco perché quando sto da solo ho tante cose da fare, però insomma ogni tanto vengo anche a guardare la chat della radio. Come ha fatto Rossella e come hanno fatto tanti amici, anzi Rossella non l'ha fatto perché sta qua, il WhatsApp è 328, lo vedete scritto adesso nel serpentone, 328 7948 796. Mandateci i vostri controselfie perché vi vogliamo vedere in faccia, vogliamo vedere come siete fatti. Oh, abbiamo rotto il ghiaccio anche con la musica. Devo rivelare una cosa, e questa la voglio rivelare. Ma manco una canzone straniera. No. Te sei proprio italianissima. Io so proprio perché mi piace cantarle insieme, capito? Mi piace proprio. E poi non solo, ho risparmiato Venditti. Mettete poi la sedia, proprio quella sedia un po' più vicina, così Venditti, potremo appoggiare. Ho risparmiato Baglioni. E cioè... mo te la dirò questa cosa e te la chiederò in diretta, perché portare 8 brani non è semplice. Mo in diretta abbiamo tanto da dirci, però usiamo i fuori onda anche per andare a controllare. Allora, chi è che ci sta scrivendo in questo momento? Madonna, dobbiamo tornare tanto indietro perché siamo veramente tanti. Allora, ascoltare aneddoti raccontati dai doppiatori è eccezionale, soprattutto se hanno una voce come Rossella o come Domitilla D'Amico. Grazie. Ecco, secondo me il segreto che rende questi appuntamenti stupendi. Grazie Daniele per il complimento. Noi, io spero sempre che sia gradito quello che faccio, veramente non cantare in amicizia. Rossi, chi l'ha scritto? Aspetta, chi l'ha scritto? Non lo vedo. Oddio, guarda. Aspetta, è più sotto, vediamo un po'. Non cantare Rossi perché Sergio Lucchetti. Ciao Sergio. Ciao Sergio. Ciao Sergio. Allora torniamo un po' su e vediamo, ci abbiamo ancora 1:30, quindi abbiamo tempo. Mettiamo in radio Monica. Monica suona l'armonica. Oddio. Che cos'è? Perché me la so persa. Allora questa. Praticamente Febbe cantava tutte queste cose. Lei in realtà cantava benissimo. Io però sono stonata come una campana, lei. Ma proprio stonata. Non è che lo faccio per... Non so capace. Lo so, infatti, pure io non è che Sergio, sono cima. E allora praticamente sono diventata famosa grazie a come canto male. Lei come la faceva in originale? Benissimo. Era perfetto. Sì, quelle cose che dici, li mortacci tua, perché... Lei canta, diciamo, country, canzoni strane, così, Però va bene, capito? Invece la mia... Io sono proprio un disastro. Un disastro. E però vedi, poi ci attrezziamo. È rognoso. Eh? Addirittura in tutte le radio, in tutte le cose, tutti mi dicono, scusa Rossella, ti prego, mi canti Gatto Rognoso. Addirittura in questa serata che hanno fatto dei Friends a Modena, che c'hanno... Io stavo con il radiomicrofono tipo Ambra, Gatto Rognoso, ti capito? Non mi pareva vero che potevo cantare, la gente è tipo stadio. Che figata, veramente, ti sei improvvisamente sentita Giorgia. Esatto. Improvvisamente ti sei sentita Giorgia. Giustamente. Ciao Benedetta degli Innocenti che ci sta guardando. Bene. Ciao Massimiliano, ciao Lillo che dice che non è riuscito a fare la foto personalizzata, però vabbè, la faremo. Torniamo in diretta sulla radio. E questi erano i Puco, stai con me, primo brano per rompere il ghiaccio alle 21:33 in diretta su Radio Cigliano a dopo cena con Rossella Acerbo. Allora, questa è la prima canzone ed è stata una dedica. Dedica d'amore. Una sì. Dedica d'amore. Sì. Quindi annotiamo anche quali sono i motivi che hanno portato Rossella a scegliere questi pezzi. Senti, ci sono state fatte nei fuori onda un paio di domande alle quali diamo risposta. Pietro ci ha detto se che ricordo abbiamo della grande Fede Arnaud che tra l'altro ti ha diretta in ET. E non solo, in tutti i film più importanti che ho fatto
da quando ero piccola, appunto Paris, Texas, io poi non me li ricordo perché appunto ero piccola, però adesso riscoprendoli, anche il famoso, la famosa Fantaghirò. Sì. Allora, Fede era una persona molto dura, nel senso, apparentemente, era anche molto temuta, era una persona molto esigente, sì. Sembrava quasi una professoressa... austera. Sì, ma anche nel modo di vestire, nell'abbigliamento. Beh, con me è stata, io ho un ricordo dolcissimo di lei, e poi soprattutto se so fare questo mestiere... Una buona parte la devo proprio ce l'ha anche lei, e come sì. me tante altre persone, sì, perché sì, mi è... sì. innanzitutto è stata una che un po' ha precorso i tempi, nel senso che lei mi ha insegnato, soprattutto a una bambina che adesso ci viene naturale, perché cioè, mi ha insegnato che il doppiaggio non è solo voce, ma è anche muoversi con il corpo e cercare di riprodurre le emozioni, ma anche i movimenti di quelli che doppiamo. Per quello che possiamo Io fare, perché non che, possiamo esatto, fare tutto. Però mi ricordo che in ET, ripeto, avevo 7 anni, e io sono stata per 9 ore. Perché la mia attrice si piegava e poi si alzava in piedi, e la battuta era, ancora non la ricordo, l'ha imparata tutta, la sai marcia, non te la dimenticherai, esatto, mai. Gli ho imparato io a chiacchierare, e lei mi voleva far capire che mentre uno si accovaccia e si tira su, l'emissione della voce è diversa. Adesso un grande forse lo spiegherebbe in un altro modo, ma a me non aveva altro modo che farmelo riprodurre. E poi lei è stata quella che ha creato, cioè, i campi, gli effetti, insomma, una grande persona, e soprattutto tanto affetto. Tanto affetto, veramente. Sì. Io l'ho conosciuta che era un pochino più grande, perché avevo già 16-17 anni, ci ho fatto poche cose con lei, perché poi era il periodo che era appena uscita dalla SAS, e ci ho fatto qualche cosa nell'Attimo Fuggente, però insomma un bel ricordo di lei, anche se era... io non ho paura ai turni, non ho mai avuto paura ai turni, forse perché cominciando da ragazzino sei più smaliziato, non è... però con lei non avevo paura, avevo molto rispetto. Avevo un grande senso di rispetto, mi ricordo. Beh, lei ti faceva veramente filare come un soldatino, sì. E però ti dava anche, come dire, una sorta di etica di questo lavoro, che anche che sembra assurdo un bambino, però che ti posso dire, anche un bambino che... No, ma c'è bisogno, è necessario. Se tu fai l'atleta, devi seguire un'etica. Devi fare l'agonistica, devi fare l'agonistica, certo. Quindi, non puoi, insomma, fare, non puoi derogare. Grazie Fede, ovunque tu sia. C'era un'altra cosa che non me la ricordo più, allora, qual era? Non me la ricordo più, vabbè, adesso la ritroveremo, avevo detto la diciamo in onda e non me la ricordo più. Allora andiamo ancora a vedere. A non cantare di Sergio Lucchetti, antipatico. Ah sì, antipaticissimo. Alessandro, ciao Alessandro Bianconi, anzi lì il mio alter ego e fratello nelle trasmissioni delle musicali che facciamo il martedì e il sabato. Ciao Ale. Maurilia che da Palermo ci saluta, vedi, tutti quanti. Eccolo qua, gatto rognoso, infatti se lo ricordano tutti. E poi è stata una cosa ricorrente, è stata una botta sola in ricorrente? No, ricorrente, non solo gatto rognoso. Allora, dovete sapere che io sono vera, stavo dicendo appunto Alessio fuori onda, che io sono proprio stonata. In realtà Febe non è che è stonata, lei cantava delle canzoni brutte e assurde, però lei cantava. E cantava, esatto. Certo. Solo che io invece sono stonata come una campana. E quindi però Rossella, guarda, non c'è in colonna, in colonna vuol dire che devi cantare te, insomma. La devi fare. La devi fare. E io, ma come la devo fare? Io non sono capace. Fai una cosa, sai quelle cose che ti dico? Fai una cosa, vabbè, faccio una cosa. E niente, ogni episodio c'è una la cantava sempre. Gatto rognoso, bel gattone. Ah, poi con la musica, quindi. Un caprone. Vabbè, però vabbè, dai, carine, sono venute. Sì, però no, poi c'erano pure quelle, addirittura quelle poi, con l'accompagnamento, sempre più difficili, capito? No, vabbè. Però. Perché sono scafati, a un certo punto hanno osato, detto, oltre, sono andati oltre. Questa ci piace, sì, sì, carina, sì. Facciamo. La teniamola, mortacci di Pippo. Hai visto Sergio, ha cantato? Ha cantato, è vero. Lei la dice, noi siamo affezionati alla tua Febe. E c'è anche Luke che ci saluta, buonasera a tutti. Lorenzo dice, domanda per Rossella, si ricorda qualcosa del suo lavoro sulla serie a cartoni Gargoyles? Come dove no? Doppiava la protagonista? Beh, te la dovresti ricordare. Elisa Masa, sì. O qualcosa del genere. Me lo ricordo, e come, perché si sta parlando di tantissimi anni fa.
però me la ricordo, era bella, era una serie che facevamo Disney, una delle prime serie queste, io facevo una poliziotta, poi sai, ero molto giovane e mi sono ritrovata invece a fare... adesso è... ero molto ragazzina, ero ancora ragazzina, mi sono trovata a fare questa tipa tosta, capito, con la pistola. Ti piaceva? Mi piaceva molto, sì sì. Senti un po', precorro una domanda che di solito fanno sempre così, ne fate altre. E... protagonista o antagonista, nel senso, ti piace fa Giulietta o ti piace fa la strega? Tutta la vita la strega. Vero? Come quelle belle le cozze, tutta la vita le cozze. Vero? Ma quanto ci si diverte. Ma per carità, quelle belle, sì sì, è divertente. Un po' gatte morte però sono. Però capito. Sì, la pizza. No, mi piace molto di più, c'è più lavoro, c'è più, capito, più divertente. C'è più parte attoriale, c'è più, devi dare dentro, devi trovare le sfumature. Sono le bad girl, sono proprio il massimo. Sono il massimo, Sì, infatti, ma poi diciamolo. Sì, è capitato, eccetera, ma io proprio su Giulietta. Vabbè, però insomma. Sì, se la facesse Drew Barrymore, faresti Giulietta. Ma tu ce la vedi Drew Barrymore che fa Giulietta? Però meglio se fa la strega, è divertente. Ti saluta Paola Cignetti. Ciao Paola. Mia. Gatto rognoso, bella gattone, tu puzzi come un caprone, praticamente la canti in automatico ogni volta che incontro un gatto randagio, vedi, hai fatto tendenza. Perché ogni tanto noi con le cose che facciamo noi, poi facciamo delle cose che scopriamo che la gente le usa nel quotidiano, no? Se le porta nel quotidiano. E diamo anche una, chiamiamo arricchimento o semplicemente vi facciamo divertire un po'. Quanto è carino, Daniele Povino scrive, Rossello, sono passati 12-13 anni da quando avevi 7 anni, se magari per gamba. Questo è Daniele che ci sta chattando in questo momento. Lo mando subito in onda immediatamente, eccolo qua, è Daniele. Quindi vi ripeto, dateci i vostri controselfie, mandateceli, perché ci piace guardarvi negli occhi, ci piace vedere chi siete. Daniele, vero Daniele, grazie mille per il tuo controselfie, ma ce ne sono altri. Andiamo subito a esplorare il mondo di WhatsApp, che fortunatamente stasera pare che funzioni. Funziona. Perché non facciamo la trasmissione senza. Invece questo è Davide che ci fa un selfie un po', vedi, è assolutamente assodato che ci sta guardando. Alla prova video. C'è la prova video che ci sta guardando, la prova fotografica. Bravo. Io chiamo un po' i selfie BR. Ricordi le Brigate Rosse che mettevano il giornale del giorno? Ero piccola. No, certo. Però avrei sentito parlare, insomma. Sì, sì. Guardaci come affonda il coltello, che c'è qualche anno di differenza tra me e lei. Oh, brava, brava. Allora, e questo grazie mille a Davide per il suo controselfie. E Franca invece ci manda semplicemente la testimonianza che mando in onda anche questa qua, giustamente, Franca da Torino, che ci sta guardando. Guardate quanto sono brutta in questa foto, sembro Don Chuck. Vabbè, i fermi immagine sono mostruosi, lo sai, come si fa? I miei fermi immagine sono devastanti. Grazie Franca, grazie. 328-7948-796 è il numero per mandarci i vostri controselfie. Tra un po', con calma, quando ci saremo ambientati e saremo belli sciolti, ci facciamo il nostro selfie e ve lo mandiamo. Dammi un altro brano musicale. Dammi un altro brano musicale. Beh, che numero? Io ti do un bellissimo brano che è il 5. Il 5. Perché questa canzone ha un motivo. E questa canzone io la dedico proprio al doppiaggio. Ma dai, è certo. È certo. Perché vi assicuro che poi, quando poi senti le parole, è chiaro che è stata dedicata alla musica, eccetera. Però, ma all'inizio non sembra, vero? No, all'inizio sembrava, almeno questa è l'impressione che mi ha dato, sembravano le mie parole che provo per questo lavoro. E quindi ascoltatela. Ascoltiamocela in diretta su Radio Cigliano. Sono due grandi, Andrea Bocelli e Giorgia, insieme. Vivo per lei, la musica o per il doppiaggio su Radio Cigliano. Vivo per lei da quando... E allora, bene bene bene, ma ci sta tanta gente, ci stanno mandando un sacco di, guarda che bello. Ciao Rossella, sei grande, mi saluti, dice Marco. Marco, ok, ciao Marco. Grande, chiedete, perché non è avara, non è... No, siamo tranquilli qua, veramente. Senza, siamo in problemi. Amicizia. Ma dice sempre Marco, ti ho conosciuta per la voce di Lisa Kudrow, mi puoi salutare con una sua citazione, se ta ricordi? E che te
dico, gatto rognoso. Allora, ragazzi, non ci ricordiamo niente noi. E poi non solo, oh, ma i Friends sono finiti nel 2004. Ma lo sapete che è il 2017? Io sono autorizzata a non ricordarmi niente. No, tra l'altro niente. Non è che noi torniamo a casa e ci guardiamo i cofanetti di Friends o i cofanetti di Yar, capito? No, perché... A parte che Yar c'eravamo tutti e due, come no? Pure io. Eri la dottoressa, Madonna, l'asiatica, sì, l'asiatica. Sì. Come no? Mamma mia, che divertente. Allora, vi ho mandato il selfie e Tom, e adesso poi il nostro arriverà, Daniele. Ciao, tra un po' arriva. Bravo Riccardo! Un bel ricordo di Vittorio, il più bello. Lo diciamo in onda? Lo diciamo in onda, c'hai sì. tempo per pensarci. Sì. Ricordiamocela questa domanda. Il gatto rognoso sta spopolando veramente. E... ti ho detto. Rossella, sono Miki, ti saluta un malato di doppiaggio. Ciao Miki! Ciao Miki! E una domanda che mi sono sempre chiesta: perché in italiano lo chiamano Febe quando sarebbe Fibi? Io prima ho toppato. Glielo spieghi te perché? Mi dici soltanto una cosa? Sì. Chi era il direttore? Sergio Di Stefano. È strano. Ma che strano? No? Erano altri tempi, per cui non si faceva attenzione a queste cose. Sì. Io mi ricordo, Sergio, ma loro dicono Phoebe. Vabbè, ciccia. Ma come ciccia? Però vabbè, ma vi ricordate tempi. Luke Skywalker? Che noi abbiamo detto Luke per tutta la vita. I Robinson. Sono gli Hitchcliff in originale, cioè un altro... Però lì è stato fatto proprio un cambio, perché gli Hitchcliff magari sì, non era, però... non piaceva. Cioè, voglio dire, Rossella, Oara, è Scarlett. Cioè, voglio dire, all'epoca non c'era... Però proprio... Jena Pliskin quanto è più bello di Serpente Pliskin. Hai capito? Capito? A volte facciamo anche delle cose che però restano... facevano. Perché c'era comunque un rapporto diverso. Ma non si può più fare. Ma che sei matto? Adesso pure troppo. Nel senso che adesso parliamo in inglesiano. Sì. Però comunque era proprio un altri tempi. Cioè un altro modo di pensare. Ma non solo la serie. Lui è un paio di generazioni più grandi di noi. Quindi sì, comunque sì. I gusti, le cose. Insomma, poi forse non era neanche stata capita all'inizio. Si no, è capita più là. Ma noi l'abbiamo fatta. Io dico, racconto sempre... che i no in questo lavoro si pagano, dicendo che noi l'abbiamo iniziato a fare per una serie per la Svizzera, ci hanno chiamato tra Natale e Capodanno, ci stanno sei pilota per la TV svizzera, venite a farli pure, che palle. Silvia Dognoloni disse: ah, oh no, ma che siete matti, ma io sto in vacanza, ma che vengo, ma per sta ca... ma per carità, erano i Friends, ha perso 10 anni di Friends, sì. Capito? Cioè, sì. Dire. Però insomma, io ricordo una cosa a proposito dei nomi, che in IAR, una puntata che ho adattato io, ci stava una che aveva un cognome che alludeva a qualcosa, per cui quando diceva buongiorno sono la signora Maria e diceva questo cognome, tutti ridevano. Sì. Ma detto in italiano non faceva ride. E io mi sono inventato che si chiamava Maria Katz, capito? In maniera che in questa maniera si potesse fare adesso, la battuta. Ma adesso te picca. No, te piccano, dici sono Maria Rus e tu... perché ridono? Cioè, adesso abbiamo il contrario, sì. Siamo così fedeli all'originale, un po' per colpa vostra, sì. Un po' per colpa vostra con sta storia dell'originale, ma qui dice sì perché hai detto ciao, e poi, perché ci stava meglio. Se una cosa è originale fa ride solo loro, perché hanno un'altra realtà, in italiano va cambiata, no, Febbe è una cavolata, diciamo di Phoebe, chiedo scusa in onore della serie, lo ma so. Non è colpa mia, io all'epoca contavo proprio come il di briscola. Sì, poi l'hai detto, l'hai fatto anche notare, oh, questi cioè. Dicono Phoebe, assolutamente. Ciao Vitto, ciao Sergio Luca. Che ti dice aiuto probabilmente quando cantavi. Sì, esatto. Vittorio, ciao, dice aspetta che dobbiamo rientrare. Eccoci. Andrea Bocelli e Giorgia, Vivo per lei. Questo è il secondo brano dedicato davanti alle telecamere di Radio Cigliano e ai microfoni di Radio Cigliano al doppiaggio. Allora, io dico sempre, abbiamo fatto questo mestiere, lo facciamo bene, siamo bravi, ci piace, eccetera, eccetera. Rossella Cerbo, se il doppiaggio non fosse esistito, che cosa pensi che avrebbe fatto? Il medico. Ah sì? Io sono un medico fantastico. E a parte che a forza di fare tutte le varie serie, cioè, io mi sento medico. Sì. Cioè, io, tutte le mie amiche mi chiamano, Rossella, ho questi sintomi. Io do anche quelli. E ci azzecchi, ci prendi? Ma sempre! Anche malattie rare. Anche cose esotiche. Assolutamente. Tutto. Io sono fortissima. Peccato che non so. Però insomma, credo che avrei l'avresti fatto anche se c'era da studiare. Io perché, per esempio,
no, con lo studio non andavo molto d'accordo. No, io invece purtroppo dico, perché io ho fatto fino a 7 anni, sì, a 7 esami di giurisprudenza, avevo scelto tutt'altro perché avevo scelto un'altra carriera, insomma, cioè mi piaceva, però io sono sempre stata secchiona, mi piaceva studiare. E quindi io me ne ricordo a te, come tu te ricorderai a me, sì, sui divanetti dei stabilimenti di doppiaggio con 340 libri, sì, sempre. Sì, sì. E, però insomma, ripensandoci adesso, il medico Rossella avrebbe avresti fatto il medico, sì. Avresti fatto dottoressa quello. Rossella Acerbo. Salutiamo Franca sempre da Torino, che ci ha mandato anche il suo ciao Rossa, dice Emiliana Luini. Ciao Rossella, quali sono stati i tuoi primi esordi? Credo di interpretare e dire il tuo primo lavoro. Eri piccola e non te lo ricordi? O te lo ricordi? La prima volta che sei entrata in una sala? Sì, me la ricordo. Te la ricordi? Sì. Anni? 4 anni e mezzo, 5. Allora, dimmi com'è stato. Allora, io sono andata a Via Margutta. Via Margutta era un posto. Via Margutta era un po'. Vedi che non sono capace a fare. No, perché altro la poltrona invita esatto a sbracarsi. Insomma, praticamente Via Margutta era un posto magico, meraviglioso, uno stabilimento al centro di Roma, che è un po' la culla del nostro, dove è nato il nostro lavoro, dove si facevano i film italiani, quelli mitici degli anni 50, 60, 50, 70, 60, sì. Veramente la culla. E praticamente io accompagnai mio fratello, che mia madre mi aveva, non si sa per quale motivo, forse aveva una visita, mi ha detto vai con tuo fratello, poraccia, mi mandava sempre con lui. Mio fratello ha 18 anni più grande di me, quindi un ragazzo di 22 anni che si doveva portare dietro sta frugoletta, però vabbè, insomma, mi ha sempre fatto un po' da vice papà. E io entro in questo posto meraviglioso e c'era Gianfranco Bellini. Come no? Ed era In viaggio con papà, un cartone animato bruttissimo. E ti sto parlando proprio, era, sai, quelli proprio brutti, brutti, brutti. E io ho detto, io voglio dire una cosa, insomma, posso fare una battuta? Posso fare? Ho cominciato perché ero sempre stata, sono sempre stata una rompiscatole, diciamolo. Però intraprendente mia... anche. No, una rompiscatole. Solo rompiscatole. La prima battuta, e poi volevo emulare, capito, sempre sto fratello, perché a casa mia si è cresciuti tutti col mito di mio fratello Sandro. Cioè, proprio Sandro. Quindi io pure c'avevo sto mito. Volevo pure io dire le battute come diceva Sandro. E insomma, praticamente la battuta era: papà, mi passi la bistecca. E io ancora me la ricordo. E mi ricordo che ho dovuto dire bistecca, perché a Roma si dice bistecca. A Roma si dice bistecca. E mi hanno corretto: no, amore, si dice bistecca. E l'ho dovuta imparare a memoria, perché all'epoca non sapevo leggere, ovviamente. E da allora mi sono innamorata. E poi io vedevo Charlie's Angel. Come no? Io lo vedevo, perché sai, non è che c'erano tutti questi programmi per bambini, quello che passava il convento vedevi. E io ero innamorata del personaggio di Kelly, infatti una delle mie più grandi soddisfazioni è quando poi ho doppiato Charlie's Angel, facendo Drew Barrymore, doppiava Kelly. Faceva Kelly, l'hai fatta, ci sei riuscita. Ci sei riuscita. E insomma, lo sai che facevo? Appunto a Paola Cignetti, che saluto, e ho chiamato Paola, che all'epoca stava già in CDC, e facevo: senti, posso parlare con Kelly? Insomma, io mi sono fatta dare il numero e chiamavo Flaminia Ghiandola a casa. Pronto, Kelly? E attaccavo. Ma avevo 5 anni, una malata di mente. Però malata di doppiaggio, sì, che è un bel lavoro. Se una te bella lo... Poi se parti così, ma come fai a non diventare Rossella Acerbo? Capito? È questo che dico io. Se parti così è assolutamente impossibile. 21.51 in diretta su Radio Cigliano, a Dopo Cena con Rossella Acerbo. Stasera veramente stiamo facendo un sacco di caciara. Io nel frattempo voglio ringraziare tutte le persone che hanno condiviso il video su Facebook. Vediamo se stasera ci riesco. L'ha condiviso Official Animation Empire, grazie mille, e anche Carmine che ci ha condivisi, e Saso, e Benedetta Gravina, ciao Benedetta, Maurilia, grazie mille, Saso ha condiviso tante volte, ti ricordo Saso che ne basta una sola, Franca, grazie per la condivisione, Roberto ha condiviso insieme a Leila, e guarda quante condivisioni, Massimiliano, ciao Maurizio, ciao Pittiglio. Maurizio, ciao. Grazie ancora per il tuo dono che ci hai fatto a tutti noi. Prima o poi ci metteremo d'accordo, grazie a Luigi che ha condiviso, e anche a Davide, e anche a Matteo che ha condiviso sulla sua pagina, e a Riccardo, grazie mille, Alessandro Budroni, grazie mille, Ale. E anche a Maria Luisa. Ciao!
Grazie mille, poi tu riconosci le persone che ti certo. conoscono. Giuseppe, grazie per la condivisione. Vale e anche Saso, grazie, l'ho già ringraziato. Giovanni, e pure Giovanni condivide tante volte, vediamo se arriviamo. Ha condiviso anche Rossella Acerbo, meno male, sono così contento. Grazie mille veramente per le condivisioni. Continuate a farlo, continuate a condividere sulla vostra pagina Facebook, è la maniera che ci piace di più per stare insieme, per essere come 2.0, ma come dico io, 9.0. Io qui ho la, aspetta che devo togliere una cosa, vediamo un po', ecco qua, io qui ho la tua pagina Facebook, che è un profilo che è accessibile, lo possono vedere tutti. Allora, tu come sei con Facebook? Sei riservata, dai l'amicizia anche a chi vuole, è ammiratore, vuole essere un allora, po' partecipe? Io all'inizio non avevo ben capito come funzionasse Facebook. E allora tutti mi chiedevano, chi mi chiedeva l'amicizia, io tranquilla. Accetta, sì, perché capito, poi ho capito che è pieno di pazzi anche, e sì, molti pazzi, ma non è pazzi chissà che, e pazzi proprio pazzi. Pazzi che, e poi mio marito, diciamocelo, che io gli faccio le dediche. Però ah, santo cielo, quanto è geloso! Ah, hai capito! Ah, ma che chatti? Ma con chi sta chattando? Ma chi, ma chi hai dato l'amicizia? Ma chi hai dato l'amicizia? Ma io non lo so, è un qualcuno che mi ha scritto, ecco, ecco, poi dopo se lo faccio io, a me non ho... Ma tu sei gelosa del suo Facebook? E allora, però scusa! Aspetta, c'è una bella differenza. E io, diciamo, ho tante persone che non mi conosco, cioè che non conosco, che però mi vogliono conoscere, ti conoscono a te, certo, certo. Lui gli chiede amicizia, altri motivi per conoscere la sua amicizia, insomma. È vero, e è vero. E quindi non vale. Noi abbiamo la scusante della, della professione, dai, no? Su, siamo eh, un po' personaggi pubblici. Esatto, però insomma io ci sto. Adesso è diventato più privato il tuo profilo, allora? Sì, diciamo di sì, e poi soprattutto lo uso, io lo uso un po' come Novella 2000. Sfogli? Sì, sfoglio e praticamente lo faccio per farmi gli affari degli altri, a parte ci stanno dei nostri colleghi fantastici che raccontano proprio, è come sta veramente su Novella 2000, fanno i viaggi, vanno a destra, e io sfoglio, capito? E quello uso. Quindi però ci stai parecchio tu su Facebook, è un mezzo che ti piace? Sì, mi piace, mi diverte. Perché tu sei una donna molto tecnologica e sei estremamente tecnologica, come sei? No, stai scherzando, tecnologica. Ti piace la tecnologia? Sì, mi piace molto, ma devo dire, perché appunto un po' per lavoro sono costretta, eccetera, e poi mi affascina, io devo capire. Devi capire come funzionano, sì, le cose. Sì, devo capire tutto, mi piace. Vabbè, giustamente, assolutamente sì, andiamo avanti. Che ciao stanno... Charlie, Furio, c'è Charlie. Scipioni. Allora, non sapevo che la mandassi in onda, Daniele, ma l'avevo detto all'inizio, che figuraccia, ma che figuraccia, ma che assolutamente. Figuraccia. Volevo fare una domanda che non credo di aver mai fatto, vi capita mai in un momento di cazzeggio di doppiare i personaggi di vostri colleghi, come se Alessio doppiasse, come se tu invece di doppiare, se cazzeggiando ci invertiamo i ruoli nel no, doppiaggio? Cazzeggiamo no, tanto, ma ti assicuro che non ci cambiamo mai. No, non ci interessa. No, quello no. Io però segno, perché se ci sta, se io, il mio personaggio si chiama Mark e poi ci sta Michael, io guardo la prima lettera, sì, e quindi cerchio tutte le battute di quelli, perché io cerchio, circolo le battute sul copione di tutti quelli che si chiamano con la M. Dopodiché mi rendo conto che ho imbrattato il copione dei miei colleghi. Ciao Ale, ma chi è quella grandissima gnocca che c'hai stasera? Poi si spoglia? È quel credino dei grandi signori. Vabbè. Amore, glielo perdoniamo. Carlo, sta tranquillo. Stai tranquillo, non ci sono problemi, assolutamente. È tutto sotto controllo. Andrea, ciao a tutti. Giammai brutta Rossella. Averne altro che indimenticabile, tra le altre, per Vanessa Robinson, oltre alla già citata Lisa Kudrow. Buona trasmissione e complimenti. Non chissà che cos'era. Altrettanto immenso collega, fratello di Rossella. Fratello di Rossella, è vero. Allora, ciao Ale, salve Rossella. Mi sorge spontanea una curiosità. Il fatto che la tua voce sia stata, diciamo, data a molti personaggi. Sì. Come possiamo citare Tom Baker in Holly e Benji, Zini in Una sirenetta tra di noi, ti sanno tutti, sì, che sono, diciamo, gli antitesi, perché una comunque un maschio, un calciatore, e una è una sirenetta che poi diventa un essere umano per amore. Come è stato approcciarsi a due personaggi così tanto distanti e diversi? Anche perché uno è un bambino e uno è un adolescente di 16-17 anni. Beh, la cosa bella è quella, te l'ho detto prima, insomma, è che un momento sei un personaggio e un altro momento, la sfida è quella, sì, è entrare nel ogni personaggio ha un codice d'accesso, diciamo, io lo immagino così, e tu devi indovinare quel codice d'accesso per entrare nella sua anima, sì, o
nel suo disegno, nel caso sì, di cartoni, sì, esatto, quindi, sì. Insomma, anche perché poi se fai l'attore a teatro, se fai l'attore al cinema, tu fai quello, sì. Stai, magari fai 3 mesi una tournée e fai la parte tutte le sere, fai il maggiordomo o l'assassino o il primo attore, e anche al cinema fai quel personaggio, entri, non è che fai 3 film insieme un giorno uno un giorno l'altro, certo. Quel periodo fai, mentre noi usciamo, entriamo da personaggi, il che non è guarda bene. Emiliana che Emiliana ha lo sa, Rosso è medico dentro, siamo un po' grazie indietro con i messaggi mi sa, eh. Grazie a me, buonasera, siete due grandissimi. Alessio ci fa sentire qualcosa con la voce di Kenshiro. Avevo 18 anni, abbiate pazienza, non c'è più la voce di Kenshiro. Vabbè, è andata, non c'è prova. Ma dai, è andata. Sasso, vi confesso una cosa, sono appassionatissimo di doppiaggio e trovo il vostro lavoro fantastico e bellissimo. Ultimamente mi è capitato avere tra alcuni di voi tra amici di Facebook, Ross accetti l'amicizia, l'abbiamo appena detto. Daniele mi dice che in questa inquadratura c'è quella da là, il microfono di copre, quindi mettete un po' più di qua così lo scavalliamo, ma adesso siamo su quella che quindi va benissimo. A volte ci sono delle scelte discutibili, però ad esempio il film Oceania in originale era Moana, ma in Italia il nome della protagonista è stato cambiato perché alludeva a Moana Pozzi. Ragazzi, no comment, lo so, però se un film per bambini la protagonista si chiama Mona, Mona non può uscire in tutto il Veneto, esatto. Il film, scusate, abbiate pazienza, quindi possono succedere queste cose. La signorina Katz in come citavo prima, in America non suscita nulla. Da noi se una ragazzetta si chiama la signorina Katz, io mi non ricordo va bene. Mia madre che mi diceva sempre quando sentiva Rock Hudson, ma che è sta parola? Sì, sì, Rock sì. Hudson. Perché Rock Hudson non si può era dire brutto. A me in un film, poi ci sono anche delle pruderie un po' eccessive, mi hanno fatto dire Rock Hudson, certo, con la D, Rock Hudson, capito? Che certo, faceva cagare, perché sì, noi lo chiamiamo in questa maniera. Sono avvocato e posso assicurare a Rossella che ha fatto benissimo a non entrare in questo inferno di però professione. Però io ho bisogno di te. Ciao Rossella, ci puoi fare ancora la voce della mitica Amy Wong? Va bene, d'accordo, ciao, sono Amy. Grazie Rossella. E allora, un ricordo bello di Vittorio, ecco, questo ci eravamo dimenticati di dire. Io ho tanti ricordi belli di Vittorio, perché ho avuto, è proprio... Lui mi diceva sempre una cosa con questa sua bellissima voce, perché Vittorio aveva una voce meravigliosa anche quando ti parlava nella vita. Noi, io e te siamo uguali, diceva. Perché è vero, noi in molte cose eravamo uguali, tutte e due del segno della Vergine, quindi due rompiscatole terribili, eccetera. E comunque l'immagine, chiudo gli occhi, è stata l'immagine più bella che ho in questo momento. È purtroppo 15 giorni prima che morisse, il matrimonio di Eleonora, bellissimo, della sorella. Ho visto le fotografie, stupende. E io e Vittorio abbracciati, che facevamo, ci prendevamo in giro e facevamo i cretini come sempre. E quella è il ricordo di lui che porto sempre con me. È un bel ricordo però, sì, è un ricordo di vita vera. Vera, vera, e proprio tanto affetto. Tanto affetto. E poi, ripeto, c'è Flavio che è il figlio più grande, che è affascinante perché si muove come il padre. Tratta male la moglie come il padre, cioè è fantastico. Ciao Gioia. Senti, voglio tornare un attimo su Friends, perché mi sono ricordato una cosa che me l'ha detta Eleonora quando è venuta qui, che avete iniziato a doppiarlo insieme, dopodiché vanno separati, certo, maschi e femmine, perché si facevano i turni. No, facciamo casino. Ma poi all'inizio tutti e sei un disastro, sai come i ragazzini le formichine per fare il davanti, un disastro. Allora ci hanno diviso maschi e femmine, ovviamente noi femmine tutte precise, i maschi facevano un casino eccetera. Allora poi che cosa hanno fatto? Disperati perché non se ne usciva, ci hanno messo da sole, tutti da soli, tutti che da quella soli. È una serie che da soli, ma come la fai? Però è venuta bene, è venuta bene lo stesso, siamo bravi, però è l'approccio che è sbagliato. Però eravamo, no? eravamo ingestibili, ma tuttora se ci cade, dai, vabbè, allora. Ma perché? Dai, pensiamo al turno io e te, ma che famo? Un casino pazzesco. Dai, un bordello assurdo. Gatto rognoso, le stanno dicendo in tutte le maniere. Ciao Fibi, chiamiamola Febe. Ciao mitici, Benedetta dice sei meravigliosa. Grazie. Evviva, io sono tuo cugino Goffredo. Ciao Goffri. Loretta di Pisa, anche c'è anche Federico, è arrivata anche Gwendalina Ward, è entrata Silvio Iasevoli, e c'è anche mia moglie Laura Fabrizi, c'è anche Saverio Botti, bravissimo
bellissime entrambi, lei però è più bella. Me la devo prendere e senza dire aspetta, niente. Aspetta, mi metto pure a posto. Aspetta. Dai, fai tutto. Tu puoi fare quello che vuoi. Amore, non è niente, non ti preoccupare. Qui siamo tra amici, quindi te puoi pure ripettinare. Allora, ciao ragazzi, dice Saverio. Bisso Daniele, Davide dice: domandaccia, cosa ne pensate dei doppiatori cambiati? Allora, adesso ha già spiegato i motivi, ma per esempio Matthew McConaughey in True Detective, Tom Hanks in Forrest Gump. Io, come molti, talmente affezionato al doppiatore di sempre e spesso abbiamo difficoltà a sentire una voce che non è quella solita, diciamo. Ringraziamo Dio che ci sono persone come voi. Allora, io parto dal presupposto che tanto, se un attore ci stai bene, ti ritornerà sempre. Non stiamo adesso a sottolineare i perché e i per come, però potete immaginarli i motivi perché vengono cambiate le voci, perché ovviamente se un doppiatore doppia sempre lo stesso attore, il pubblico si affeziona e in passato questo affetto ha creato molti danni a livello economico a chi elargisce poi i molti, soldini. Poi molti. Ferruccio Amendola e Oreste Lionello, insomma, il resto, Robetta, insomma, sì, veramente infatti. La mille lire, come direbbe un mio amico. Sì. Però, insomma, i motivi sono questi. Però, ripeto, la cosa che dobbiamo pensare è che, innanzitutto, un attore è tuo finché te lo fanno doppiare, e io questo lo dico anche ai miei colleghi per mettere le loro anime in pace, che a volte li vedi no perché hai capito l'ha fatto questo. Lui e non l'ho fatto io l'ho fatto nel 1983. A me mi è capitato che non ho doppiato Lisa Kudrow, che non ho doppiato Drew Barrymore, e però voglio dire, se tu sei un'attrice ci stai bene, ti ritornerà. Perché ha tutto l'interesse, chi ci capisce qualcosa, di... cioè pure mio fratello Sandro, che secondo me su Brad Pitt pure lui è sputato. È un connubio è sputato. Proprio magico. È capitato che gliel'avessero tolto, come a te è capitato che ti hanno tolto quanti attori. Però poi te ne fanno doppi altri, capito? Così, è un po' una giostra. Però un po' voi una giostra. Scrivete e le vostre... come dire, lamentele sì. Arrivano a chi di dovere. E soprattutto osservazioni. A volte invece succede, come ho detto io, che magari per quel film vogliono i provini in America, sì. Tu lo fai e ci scrivono l'ha doppiata 74 volte in tutto l'elenco dei film, ma in America guardano con lo spettrometro proprio la voce se è uguale. Io adesso ho fatto il provino per i Puffi e la Puffetta che ho doppiato la doppiava in originale Michelle Rodriguez. Insomma, ho doppiato tante volte, io l'ho doppiata adesso pure in Fast and Furious 8. Sarà che ho smesso di fumare e quindi mi si è alleggerita la voce. Sarà quello che ti pare, americani, la traccia vocale gli è sembrata diversa. E quindi sulla buffetta hanno scelto un'altra persona, ma che in realtà la doppiava Michelle Rodriguez. Però voglio dire, capita, è così, succede. Sono scelte. Non succede, non male, possiamo. Insomma. Dammi un altro brano. Allora, queste me le tengo alla fine, che sono quelle un pochino quelle più da dentro, che sì, partono da dentro. Sì, questa è dedicata a me. Allora, invece questa... La numero 4. Sì, questa mi ha sorpreso. Allora, devi sapere che questa canzone, che è molto carina e molto semplice, diciamo, in realtà io anche l'anno della canzone lo dice, è un anno particolare, perché è l'anno che è nata mia figlia Lucrezia. Ah, e che era il 2005. Ci sono tanti motivi. Sì, e praticamente io l'addormentavo sentendo questa canzone e lei non dormiva. Lo so, perché lo fanno apposta. Però lo sanno. Però questa per me è la canzone di Lucrezia. E allora ce l'ascoltiamo in diretta su Radio Cigliano alle 22:06 a dopo cena con Rossella Cerbo. Ci ascoltiamo Povia, e questa è veramente una canzone per i bambini, quando i bambini fanno oh. Quando ti ricordi? I bambini fanno oh. Questa è carina. Questa è molto di bambini. Poi Povia ha dirazzato, però. Sì, però questa proprio... è carina. Poi sì. Me la ricordo veramente, cioè mi ricordo proprio che siamo tornati a casa col trasportino, capito? E poi lo sai che c'è, sicuramente ti sarà successo anche a te. Ma in tre sei una coppia con un figlio, in quattro sei una famiglia. Sì. E quindi avevamo questo fragoletto, io ho questa immagine in quel. In quel porta fa, e
che torniamo a casa con questa canzone. Eccolo Carletto, stai eccolo adattando come al solito. Sta adattando, coraccio. Allora facciamo vedere la faccia del dialoghista notturno. Signori e signori, Carlo Scipioni. Ecco Carlo Scipioni. Quest'uomo una volta era biondo con gli occhi azzurri. E adesso si è ridotto e così. E adesso si è ridotto così. 328-7948-796 è il numero WhatsApp per mandarci un vostro controselfie. Adesso abbiamo tempo, ma fra un pochino, fra poco, produrremo il selfie di giornata e ve lo mandiamo. Per averlo dovete soltanto mandarci un messaggio su WhatsApp. Lo mandiamo esclusivamente a chi ci ha mandato i messaggi su WhatsApp. Quindi mi raccomando, mandateci il WhatsApp se volete avere il nostro selfie di giornata. Allora, ciao Lisa, le stesse voci di Friends le ho sentite anche in Resident Evil. Non è vero. Non è vero? No. Boh, non l'hai fatto te? Io ho fatto Michelle Rodriguez, ma non c'era nessun altro. Ma poi capita, voglio dire, siamo bene o male siamo gli stessi, non è che facciamo tutto, può capitare che, ma non tutte, non stavano tutti in Resident Evil. Non stavano tutti quanti. Assolutamente, perché mi sa che... In Chicago Fire ho sempre sperato che ci fosse la storia d'amore tra Gabriella e Shai, doppiata dalla fantastica Paola Maiano. Ti è piaciuto doppiare le scene insieme nonostante le colonne separate? Tra queste due? Puoi dirlo tranquillamente. Cioè, voglio dire, quella di Paoletta era, insomma, era un personaggetto un po' così, poi non lo so perché io ero presa a doppia Gabriella Dawson, che ne so. Certo. Però insomma era un po' moscetta quella. Abbiamo, cioè, Paola è più figa di quella che è più tosta, sì, Paola è più tosta. Paola può fare di più, sì, di quella Shay, di quella sciacquetta, diciamo. Di quella sciacquetta. Ciao Rossella, dice Cristian Murgia. Christian. Ciao Cristian e ciao anche da parte mia. Allora, Rossella, Westworld o Big Little Lies? Chi vuoi sapere dal punto di vista, quale ti piace di più? Doppiare? A te quale ti piace di più? Doppiare, vedere? Vedere non vedo mai le cose che ho doppiato perché ce la famo. No, perché mi faccio sempre schifo, vorrei sempre rifare tutto. Mo' c'ho una domanda per te, vai avanti. Brutto, brutto, brutto. Però forse Big Little Lies è quella che ti piace, perché beh, sì, era perché meglio da fare. No, più faticosa Big Little Lies, perché Westworld era più... No, meglio anche che ti dava più soddisfazioni forse farlo. Della data dopo, perché adesso devo dire, ho ricevuto un sacco di complimenti anche grazie a Riccardo Rossi, grande direttore. Ciao Riccardo, c'era ciao, prima, Riccio, sì. Prima c'era, quindi magari torna. Però mi sono dimenticato la domanda. Mi vuoi fare una domanda? C'è una te volevo domanda, fare una domanda. Dobbiamo rientrare. Quando i bambini fanno Povia in diretta su Radio Cigliano. Che meraviglia, questo è per Sergio. Questa va bene. Le dediche di stasera di Rossella sono tutte mirate, quindi mi raccomando, continuate a seguirci 22:10 in diretta su Radio Cigliano. Questo video che state guardando lo potete trovare fra poche ore, il tempo giusto, il tempo di caricarlo, dove? Sulla pagina web Radio Cigliano, sulla pagina YouTube di Radio Cigliano. Non si dice mettete il like, si dice iscrivetevi alla pagina, vogliamo essere tanti, stiamo crescendo. Ci trovate tutti i video in HD di tutte le serate che facciamo, sia quelle musicali che quelle con gli ospiti, quindi mi raccomando, pagina web Radio Cigliano, pagina YouTube di Radio Cigliano, andate e iscrivetevi perché trovate tutto quanto. Mentre invece questa che è coperta, mannaggia, è la pagina Facebook di Radio Cigliano. Qui invece si deve mettere il like se vi piace e andiamo avanti, ci piace di più. Se mettete il like sarete anche informati di tutte le dirette, vi arriva la notifica sul telefonino, quindi sulla vostra pagina Facebook. Quindi mi raccomando, like sulla pagina di Radio Cigliano. Se scorrete in basso, non c'è più, se scorrete un bel po' in basso trovate un tab con scritto live. Se cliccate su quel tab ascoltate anche la diretta della radio. La radio la trovate anche sulle app per iOS o Android, andate dai vostri gestori di app della telefonia e scaricatevi l'app gratuita Radio Cigliano, musica 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie, gli amici il giovedì, il cazzeggio il martedì e il sabato in diretta, perché non scaricare l'app? Allora, Leila ti dice: si parlava di Rossella che non si piace quando si risente, te tratta. Ecco, brava. Allora, io sono criticone, okay, molto, nel senso che quando mi risento, okay, soprattutto se è passato un po' di tempo, dico: che miseria, vedi, mi ricordo che una battuta magari non ho detto al direttore, me la fai rifare questa battuta? Mi ricordo e dico: questa l'avrei potuta fare meglio rispetto a come no, la sento. No, guarda, io mi faccio proprio schifo. No,
te lo giuro, mi faccio veramente schifo, dico mamma mia. E poi adesso lo dico, però, che questa è una cosa proprio, credo che sia normale, perché ho notato che, per esempio, quando anche hai una molta confidenza con una persona, io ti parlo con mio fratello, di mio fratello Sandro, quando io dirigo, e viceversa quando lui dirige me, io sento la sfumatura. No, il minimo errore, oppure ancora prima, il pensiero che lui sbaglia, io già lo so. Tu già l'ha acchiappato. Capito? Cioè, non c'è un'obiettività, né quando ti risenti, né in quando conosci così tanto bene una persona, secondo me, capito? Perché ne conosci talmente bene i difetti, i pregi di un'altra persona e di te stessa, li sai, se è una battuta non la sai di, se è una parola ti riesce ostica, è chiaro che quando la risenti dici come ho detto male, si sente che non la sapevo dire. ci ho penato. Hai su capito? Quella parola. Esatto. E tu al leggio chiedi di rifare la battuta se non sei convinta? No, perché io ho un profondo rispetto dei ruoli, nel senso che secondo me questo lavoro deve essere fatto, ognuno deve fare il suo, per cui il doppiatore deve fare il doppiatore, il direttore deve fare il direttore, il fonico deve fare il fonico e l'assistente deve fare l'assistente. Queste quattro figure sono fondamentali, nessuna si deve sovrapporre all'altra, perché altrimenti diventa anarchia. Io credo che tutti devono collaborare insieme, non esiste un ruolo più importante rispetto a un altro, perché sono tutte e quattro fondamentali, non ci si deve sovrapporre, ma soprattutto non deve succedere che è il fonico fa il direttore fa l'assistente, l'assistente ruoli, fa il fonico. Ruoli. Esatto. Devono esserci. E il doppiatore, quando fa il doppiatore, deve fare solo quello. Si deve sì, proprio. Però è vero, però tu fai una battuta e al direttore piace. Sì. E tu dentro di te dici: aspetta, però forse ho capito una cosa. Però secondo me il direttore ha una visione di insieme a lei che tu quando fai il doppiaggio non ce l'hai. Nel senso che tu, quando tu fai il doppiatore, tu hai la sensazione di quel momento, che è vero che può essere giusta o sbagliata, però il direttore sì. Se è competente, certo. Competente. Se sa il prima e il dopo, se ha una battuta di servizio, se doveva apparare, che cosa c'è dopo, a che cosa si riferisce, oppure anche se è leggermente diversa dall'originale, gli serve dirla in un modo perché è di servizio, certo, per certo. Un'altra cosa. Secondo me è più giusto che il direttore faccia il direttore e il doppiatore deve eseguire. Alessandro dice: ci sono due commenti di colleghi, di Fabrizio Mazzotti e di Alessandro Budroni. Fabrizio dice: esatto. Brava Rossella, è un lavoro di squadra, ma i ruoli non devono mischiarsi, sennò diventa un bordello. E Alessandro dice: ma tu hai la testa da direttrice, è divertente recitare con te, fare l'anello da soli, se no ci si accavalla, e vedere te accanto che annuisci se la battuta va bene o meno. Però sta zitta Rossella. Hai sì, fatto bene. Io tifo, capito? Io tifo sempre per l'attore, certo. Per l'attore tutta la vita. È una figata, giustissimo. Un'altra serie che avevo iniziato a vedere, che tu hai doppiato, è stata Shameless, dove tu doppi Veronica. Cosa ti piace di quel personaggio? Le tette, vorrei tanto avere quelle. Come tette. Ce l'ha? Bellissime, le più belle tette. Ma perché si vede nuda? È una serie, beh, è proprio una serie, come si dice, un po' erotica, no, un po'. No, è praticamente di rottura, nel senso, consentimi il termine, cioè è una serie molto particolare, per cui si parla di tutti disagiati che vivono nei, non so, i soliti belli, ricchi, so, dei poveri disgraziati che vivono di cose, cioè, di espedienti. Bravo, non mi veniva il termine. E io doppio questa che è uno spettacolo, una ragazza di colore molto simpatica con due tette, che lei addirittura, per arrivare a fine mese, addirittura nell'ultima serie si organizza e va a fare le le pulizie a domicilio facendo gli spogliarelli. Grande. Cioè, no, è veramente una. C'hanno delle idee gli americani, che non sono niente male. Sono fantastiche. Sì, ma loro non hanno i problemi. No. Pensa se lo fai in Italia, una cosa del genere. No, che quando vai in onda? No. Anche beh, loro pure sono bacchettoni, eh? Sì, sono bacchettoni. Sono bacchettoni. Porca miseria. Allora, avevo letto una cosa sopra, Resident Evil, non il film con gli attori veri, ma Resident Evil The Generation, in computer grafica è uscito, hai fatto un videogioco. Uscito nel 2008. Vabbè, stiamo a parlare di 10 anni fa. 2008,
videogioco, boh, non mi ricordo. Li fai i videogiochi tu, li hai doppiati? Adesso ho doppiato, vabbè, non lo posso dire, vabbè, un videogioco di un film che starà per uscire molto famoso, che è il 3 di un film Pixar. Ed è divertente. Lo sai perché? Allora, ti diverti a fare le frasi 90 volte per tutte le possibilità? Sì, ma lo sai perché? Io divento scemo. No, la cosa divertente è che la tua voce, tu doppi praticamente non solo un'immagine, non su una cosa, doppi sulla forma d'onda, sulla forma del Pro Tools. E quindi vedi come la tua voce, una battuta, crea un disegno. Io l'ho trovata una cosa... Vedi com'è esattamente, esatto, quando la fai. E quindi a seconda di come la moduli cambia la lunghezza, la larghezza. Beh, mi ha affascinato. Tutti mi guardavano come se fossi pazza. Però siccome è una cosa che non mi capita spesso di fare, ho trovato sappiate una cosa anche sappiate questo. Una cosa di Rossella Cerbo, io la conosco da 2-3 anni, così poca roba, e non c'è una volta che Rossella mi ha detto una cosa sbagliata, male, o che si era rotta, che non le piaceva su questo lavoro. Tu sei veramente amante di questo lavoro. Sì, lo ami veramente tanto, profondamente dentro di te. Sì, sono contenta e sono grata. Sono grata di... grata un po', e poi per essere Rossella Cerbo, Sì, anche ai miei sacrifici, ai sacrifici, perché ne ho fatti tanti, nel senso... Vieni un po' tu, guarda, facciamo una cosa, perché altrimenti... Oh, vieni. Oh, adesso sarai... Vediamo un po', facciamo il controllo. Adesso sei perfettamente visibile. Oddio, perché prima non eri visibile. Quindi tu sei Rossella Cerbo, però certo, Rossella Cerbo per diventare così ha dovuto anche applicarsi, perché non è che... Ma ancora mi applico. Sempre, certo, tutti nel i giorni. Nel senso che la cosa che secondo me è figa del nostro lavoro è che non ti fa mai invecchiare, se sei una persona intelligente, perché certo, io non mi sento una che timbra il cartellino, nel senso, certo. Io mi sento un artista, io mi sento di fare qualcosa di creativo, e quindi mi piace tutto quello che creo, quello che fai, che faccio, che è tutto nuovo, è tutta un'esperienza nuova, nessun giorno è uguale un altro, perché comunque non è possibile perché cambiano le persone, cambia quello che fai, cambia il posto dove lo fai, cambiano tante cose, cambia quindi... tutto, è vero. E però certo non è che è facile, io penso che ci vuole innanzitutto una grande dose di talento, e non tutti ce l'hanno, non servono, anche facendo gli attori, assolutamente, come se a me mi metti davanti a una macchina da presa, una telecamera, e io non sapresti che fare. Cioè, io già stasera, capito, che c'ho due telecamere. No, che comunque non è proprio, non mi sento proprio a mio agio, non so come spiegarti, come nonostante no? tu sei amico mio ed è un posto accogliente, eccetera, però mi dà tutte queste luci, capito? E quindi il doppiaggio è un'altra cosa, e secondo me serve una dose di talento, serve una dose di modestia, perché comunque questo lavoro si impara giorno per giorno, non puoi credere di essere arrivato perché cambia in continuazione. Io quando ho iniziato pure te, c'era il proiezionista, c'erano gli anelli, c'era il magnetico, adesso c'è il Pro Tools, c'è la diretta Facebook, cioè voglio dire, si va quasi in diretta, no? Si incide senza vedere. Quante volte abbiamo inciso cose che sono andate al cinema la settimana dopo? Ma guarda, ma pure adesso. Pure stasera. Esatto, la tecnologia è cambiata, quindi comunque devi stare sempre al passo coi tempi. E quindi a mio avviso bisogna, è questo che ti fa sentire viva. Però non è che dici, che faccio oggi? Ma sai, quasi oggi, cioè, a me quelli che mi fanno arrabbiare, proprio perché lo amo tanto, è quelli che pensano che il doppiaggio, a me quando mi fanno, che lavoro fai? Infatti non dico mai che lavoro faccio. Manco io. Perché la prima domanda è, quanto guadagni? Come se a me uno mi dice, faccio l'avvocato o il medico, quanto guadagni? Quello mi dice, ma fate affari tuoi. Vabbè, primo non è Hollywood, comunque volevo dirlo anche per Equitalia. Se c'è qualcuno in ascolto, che sappiatelo che non è. Esatto. Primo. E poi la seconda domanda è, chi è? Fai il porno? Perché film porno? No, questo non me l'hanno mai fatto. A me lo chiedono in continuazione. Io non ho mai fatto un film porno. Il film più...
che ho fatto è stato Prosciutto Prosciutto di Bigas Luna. Che ma però non era credo, film artistico. Con Penelope Cruz. Non sì. credo che possa definirsi un film no, porno. Semmai erotico. Però tutti mi dicono, eh? Quando fate le scene. Ma veramente no, perché quelli non li doppiano, non spendono i soldi per doppiarlo, quello. E poi queste sono le domande. Senti, ma chi imiti? No, non imito, è la mia voce. Sì, vabbè, così parli romano, come la voce tua. Vabbè, ma che c'entra? Nella vita una cosa... Vabbè. E fammi un po' la voce. Cioè, è come se, che ne so, un cantante gli dico... Fammi un po', mo vedo Venditti e faccio canta un po' Grazie Roma, quello mi dice ma come si permette, sì, lei scusi, infatti. Non si fa. Oppure a Venditti gli dici canta Baglioni, esatto. Capito? E poi la voce, come si chiama? E poi sì, regolarmente ti dicono film, ma te chi doppi, che doppi? E ti dicono comunque una serie di attrici che ti dici ah doppi i Friends, ah no, mi vedo, non hai mai visto i Friends? No, non so che so. E poi doppio Drew Barry, ma chi è Drew Barry? Allora va a te ammazzare e soprattutto, ma perché mi hai chiesto che lavoro faccio? È meglio non dirlo. No, e allora che lavoro fai? Faccio la centralinista. Che sempre lavori con la voce. Che sempre lavori con la voce. E quindi poi non gli interessa a nessuno. E quindi la cosa domande. Finisce là. Esatto. Signori che siete su Facebook, esprimete il gradimento per Rossella Cerbo mettendo dei cuori a video sulla pagina di Facebook. Adesso con un po' di ritardo li vedrai. I cuori che appariranno sulla sì. pagina sono tutti quanti per te. E avevo corna? Detto. Le corna non ci stanno, ma quelle le eviterei. Ti ricordi la lavorazione American Psycho in coppia con Riccardo Rossi? Guarda i cuori. Che carini. Beh, Riccardo Rossi ci ha fatto più di una lavorazione. E devo essere sincera, American Psycho era incinta di mio figlio Gianmarco, pensa. Era il 1999 e avevo un pancione stratosferico. Però con Riccardo ci ha fatto tanto, cioè ci ha fatto tutti i film, Drew Barrymore, Adam Sandler, quindi insomma con Riccardo veramente... La voglia quanti ne fa. Sì. Dammi un'altra canzone. E allora proprio perché ho parlato di mio figlio Gianmarco, questa la dedico a lui anche per par condicio, se no i figli, ah, dedicata la canzone a lei. No, ce n'è per tutti. Ah, bello di mamma. Ce n'è per tutti. E allora mettiamo... La numero 2. La numero 2. Ah, bella questa. Questa mi piace molto. E questa gliela cantavo per farlo addormentare. Questa e gliela lui cantavi. Non dormiva mai. Ah, sfiga, Ammazza. Ammazza. E allora ci ascoltiamo. Selezione di Rossella Cerbo alle 22:24 in diretta su Radio Cigliano. Un grande della musica leggera, come mi piace dire a me, italiana. Lui è Adriano Celentano e questa è L'emozione. Non ha voce su Radio Cigliano. Io non so parlare d'amore. Ma l'emozione non ha voce nel nostro mestiere? No. Te la puoi permettere l'emozione? Io ancora mi emoziono tantissimo. Io ancora mi emoziono tantissimo. Sempre? Porca miseria. No, non sempre. Però devo dire che... In questo, poi in alcuni periodi particolari della mia vita, nel senso, ecco... che sei più sensibile, che magari io ho perso i miei genitori e mi ritrovo in situazioni in cui devo elaborare dei lutti, eccetera, e quindi rivivo quel dolore, no? Certo. Beh, ti assicuro che... L'emozione c'è. Mi emoziono veramente. E che bello. Allora, questo è Alessandro che ci fa vedere una foto un po' psycho. Sì. Guarda, riflesso nel video dove sta guardando. Bello, bello, vero? Sì, molto bello. Proprio, questo non è un Photoshop, ci sta veramente proprio bella. Seguendo. Veramente bella. Grazie Alessandro. 3287948796. Adesso, nel prossimo Fuori Onda, giuro, ve lo garantisco, produciamo il selfie e ve lo mandiamo. Grazie Alessandro per il tuo selfie, ma ce ne sono altri. Aspetta che devo prima togliere la messa in onda, visto altrimenti faccio casino. È romano. Perché il doppiaggio è nato a Roma. Ecco perché il 90% dei doppiatori è romano. E poi non è vero, non più ormai. No, non è più così, infatti. Sì. La sigla, vedi? Guarda, Matteo, aspetta, lo faccio un po' più grande perché l'ho rimpicciolito troppo. Matteo ci fa vedere la sigla di Friends. Quella che abbiamo fatto. Avete fatto una zingarata, no, eh? No, praticamente ci ha invitato questo ragazzo che era un nostro fan. E che praticamente che pure lui è venuto a mancare. Uno dei suoi ultimi desideri, sì, è stato quello questo, di replicare la sigla. Cioè,
ci ha tenuto lì 5 ore nella piazza dei Rimini, ha fatto un lavoro, ma è perfetta. L'ho vista, è bellissima. Grazie Matteo, grazie per il contro selfie. Vedi che conosciamo così le facce dei nostri amici che ci stanno seguendo in questo momento in diretta su Facebook. E c'è Giuseppe, sempre con noi, anche lui ha la prova provata del fatto che è in diretta con noi, non ho sbagliato niente, ci siamo noi sullo sfondo, quindi ci sta veramente seguendo, non è un selfie fatto in altri momenti. Grazie mille per il contro selfie, continuate a mandarli perché a noi piace far vedere chi ci sta ascoltando, ci piace che siamo noi con voi ma anche voi con noi, è la maniera per essere insieme a distanza. Ciao Alessio, sono Carmine, mi raccomando, non mi dimenticherò assolutamente di mandarti il selfie perché sei nell'elenco e quindi arriverà. 328-7948-796, mandateci il vostro contro selfie, noi adesso vi mandiamo il selfie nostro. Allora, tra poco torna Cherry Season, questa l'hai già detta, no? No. E non vedo l'ora di risentire i simpatici battibecchi tra Seima e Burco. Tra me e Perla. Sei molto amica con Perla? Sì. Quindi aiuta. Sì. Però non stiamo mai insieme. Mai. Lo so, mai. È quello. Che se noi se facciamo una magia, poi non è una magia, è un espediente tecnico facilissimo. Con l'audio si può fare, col video è difficile, ma con l'audio si può fare. Incidiamo separati. Sì. Quindi quello è. Io t'ho scorso così. Allora, vediamo un po' se c'è qualcuno che tifosissimo Alessandro Budroni. Sì. Domandaccia numero 2. Mi levate la curiosità di capire perché il 90%, l'abbiamo già detto, sono romani, l'hai già detto tu. Si vede tutto il tuo entusiasmo, dice Leila. Non sono tutti romani, Maria Cordova è catanese, però comunque il doppiaggio è stato fatto principalmente a Roma. Torniamo in diretta e andiamo avanti con voi negli onda. L'emozione non ha voce, Adriano Celentano, e nei fuori onda ho chiesto a Rossella se è vero che l'emozione non ha voce e lei mi ha risposto che invece l'emozione ce n'è tanta. Accidenti. Di Gio. Tutti, è mai capitato, è un'altra domanda che ci fanno spesso i nostri amici, ti è mai capitato di dover fare una scena intensa che quindi richiedeva un grande carico emotivo e poi di doverti per esempio fermare un attimo dopo aver fatto quella scena perché avevi questo carico emotivo, dovevi svuotarlo per poi ripartire? E devo dire che quando faccio il doppiaggio per me è terapeutico. È una seduta psicanalistica. E quindi io sono un bel vulcano di emozioni, sia negative che positive, sono molto ansiosa, sono molto... E quindi il doppiaggio mi aiuta a tirare fuori, a scaricare, quindi mi fa bene, dopo mi calmo. È bello, perché lo usiamo veramente come un po' una seduta terapeutica, il doppiaggio, a volte succede. Buonasera da parte di Roberto Martinelli, ciao Roberto, grazie per essere con noi. Allora, ascoltare Rossella che parla con la cadenza romana è bellissimo, sai, tempo fa c'era, non mi ricordo chi, ma veramente tanti anni fa, c'era qualche collega nostro che arrivava e parlava in questa maniera, ma anche quando era al mercato, scusi, mi dà 2 chili di carote per cortesia? E mi ricordo che lo prendevamo in giro questo collega, perché dicevamo, ma parla come Magni, ma quando dai, stai sì. Al... Buonasera, ma dai, sei ridicolo, ma io mi vergogno... ciao, buonasera, sono Rossella. A parte che tutti pensano che voglio provarci. Sì, perché poi lei c'ha questa cosa della voce suadente, sì, sì. Di natura, capito? Ciao, che ti rispondi al telefono, pronto. Pronto. E tu già te pian colpo, capito? Come stai? Tutto bene, tu hai capito? Sì. Divento subito una escort, che non si può. Non si può fare, non si può fare. Dobbiamo essere un po' anche, come dire, naturali quando parliamo. È bello questo. C'è Lucrezia Marricchi, anche grazie. Ciao, Lucrezia, di essere mio. Con noi. Stasera il collegamento internet fa i capricci. Aspetta. Speriamo che non lo faccia per tutti. Io qua c'ho la trasmissione pulita e anche in uscita sono pulito. Alessandro, ma alla fine sti bambini con quale canzone si sono messi a dormire? Beh, adesso i bambini sono grandi perché hanno uno 17 e uno 11 anni. Però spero che tu ti sia, come dire, un po' acquietato. Avete letto la domanda su GTO? Me la sono persa. Ah, aspetta, qual è? La sto scorrendo indietro ma non la trovo. Aspetta, quindi fammi aspetta, la cortesia, Christian, rimandala. Perché copiala e incollala perché Rossella ce la siamo persa. Tocca. No, ma tocca pure Alessio, qua tocchiamo tutti e ci perdiamo veramente. 22:31 in diretta su Radio Cigliano, dopo cena con Rossella Acerbo. Una serata frizzante e Rossella è veramente disponibile. C'è il contro selfie, ci si prenota anche Leila e non ci sono problemi, lo avrai tra poco. E condividete, andiamo a vedere se ci sono altre condivisioni del video sulla pagina Facebook Radio Cigliano. Devo ringraziare
ringraziare Fabrizio che ha condiviso, e anche Lavinia, grazie mille, e anche Paolo, e anche Christian, e oddio, Emanuele Roma, lo conosci? Amore mio. Ha condiviso la pagina. E poi anche Lisa, grazie mille. Sasso ha ricondiviso un'altra volta, grazie per la condivisione. Condividete sulla vostra pagina, più siamo e più ci divertiamo, veramente. Sta a guardare il video pure tu. No, sto condividendo. E soprattutto, no, ma l'hai già fatto. Soprattutto guarda, se, perché se voi state condividendo da una condivisione, scusate, se state commentando da una condivisione, noi non vediamo i commenti. Abbandonate la condivisione nella quale avete fatto la nostra conoscenza, andate sulla pagina Radio Cigliano di Facebook e da quella pagina potrete commentarci e vediamo, perché se sono sulle altre pagine noi non riusciamo a vedere i commenti. Dammi un altro pezzo. Andiamo, facciamo allora, un po' di... adesso voglio dare un pochetto, come dire, la svegliata, dai, perché se no dicono fatto dormire così. Io poi sono, perché io sono romantico, tutte canzoni lente. Allora senti, questa invece è la 8, che è un po' la mia vita, perché la mia famiglia è così, e questa mi ricorda invece... pirotecnica com'è? Così, noi quattro siamo così, siamo come i Fantastici Quattro. E poi questa mi ricorda il mio matrimonio, perché invece che io e mio marito, che ci siamo sposati dopo tanti anni che stavamo insieme con due figli ormai grandi, invece di fa come marcia nuziale abbiamo messo questa. Bello. E allora riviviamo questo momento di Rossella e di Emanuele insieme con una bella canzone del 2011 di Jovanotti, pirotecnica veramente, perché dice che tu sei il più grande spettacolo dopo il Big Bang, in diretta su Radio Cigliano. Grande spettacolo. E qua ci scateniamo, andiamo a fare casino veramente. Così, chi aveva detto dormire, hai visto, mo poi ballà. Non si dorme, siamo sempre in diretta, siamo in diretta ancora un po', quindi mi raccomando, incollaci quella domanda di GTO, Christian, perché non la vediamo. Anche Heather Graham è una tua attrice abituale, mi ricordo Lost in Space, tra l'altro è da quel film che ho cominciato ad appassionarmi, pensa. Da lì si è appassionata alle voci italiane. Senti un po', ma quando a te ti dicono come fare per approcciarsi, non i bambini ovviamente, come fare ad approcciarsi alla nostra professione, tu che cosa gli dici? Come gliela dipingi? Allora, innanzitutto dico, ci sta, come dire, la risposta, quella politicamente corretta. Ci sono tante scuole di doppiaggio, di tanti bravissimi colleghi da frequentare, fate dei corsi, questa è la domanda politicamente corretta. Poi vi dico l'altra cosa, che invece che è quello che io penso. Io credo, come ho già detto, che questo lavoro ha bisogno di talento, devi essere talentuoso, e l'X Factor si vede se ce l'hai o non ce l'hai. Ovviamente anche se ce l'hai va coltivato, nel senso, non è che puoi avere l'X Factor e parlare come mangi, certo. Perché sia che tu sia la di Roma, tecnica esiste, o che sia di appunto di Milano, Bolzano, di dove sei. Cioè, quella comunque devi avere una dizione fluente, e poi la tecnica serve, bisogna impararla, però fondamentalmente serve un X Factor e soprattutto una voglia di farcela che supera tutto, supera il fatto che i primi tempi non vedi una lira, che ti sbatti e la gente ti caccia via, che non è vero che il doppiaggio è una casta, come dicono, non è vero, mio padre faceva il fabbro, mia madre la casalinga, io e mio fratello facciamo i doppiatori e molti miei cugini, ma siamo venuti dopo per caso, non è stata una cosa perché è una casta, non è vero. Se uno è bravo, io ho tutto l'interesse di scoprire un giovane ragazzo o una giovane ragazza, perché comunque ne ho tutto l'interesse, e ci sono tanti ragazzi che hanno iniziato da poco che io chiamo perché mi piace lavorarci insieme, Benedetta degli Innocenti, Davide Albano, Raffaele Proietti, Emanuele Ruzza, ma ce ne stanno mille, non tutti hanno iniziato da piccoli come me, però sono persone. Gianfranco Miranda è stato anni nascosto nell'angoletto a sentire come facevi, sì, a rubare il mestiere, se, cioè, rubare, capito? Tra virgolette, ovviamente, nel senso che, però ci vuole una passione
che va, la passione è quella che ti porta in tutti i lavori, quella che ti porta dritto alla meta. Se lo vuoi fare solo per mercificazione o perché, per soldi, non è proprio il mestiere adatto, o per apparire questo. Ma fate le veline, fate altre cose, insomma, sì. Se guadagna di più, se lavora di meno e ci si diverte forse anche di più. E poi soprattutto se sposi un calciatore. Torniamo in diretta. Amore, Giovanotti, il più grande spettacolo dopo il Big Bang in diretta su Radio Cigliano. Questo è il quinto pezzo portato da Rossella Cervo, che stasera si è limitata a una scelta prettamente italiana, perché, come dice, le piace cantare le canzoni italiane. Quindi, giustamente, io con l'inglese non ci vado benissimo, quindi non so brevissimo, perché ti capisco perfettamente. Però ha fatto una bella selezione tutta italiana. Allora, prima che ci dimentichiamo, Rossè, vieni qua. Aspetta, preparati. Aspetta. Ah, vabbè, giusto. Lo so, dovevo farlo nel fuori onda. Stiamo producendo il selfie di giornata. Anche perché è sulla radio. Io ho lasciato perdere la radio, la chat di Facebook. Perdonatemi, ma non c'è nessuno sulla chat di Facebook. Perfetto. State tutti quanti spostati sulla chat di scusate, non c'è nessuno sulla chat di Spreaker. State tutti sulla chat di Facebook. E allora, questo è il selfie. Qua c'è tutto. Guarda il qua. Aspetta. Aspetta, lo facciamo dall'alto. E uno, due, tre, e un altro. E vai, abbiamo fatto il selfie di giornata. 328-79-48-796. Nel prossimo fuori onda lo mando, perché altrimenti ci sono veramente troppe cose da fare. Per me il fatto di trovare, dice Donato, una la voce uguale all'originale a volte è un po' una cavolata, perché non sempre lo stesso tono di voce si incolla a quel personaggio in italiano come in originale. Sono d'accordo. E poi nella vita a volte capita che siamo doppiati male. Cioè, non sempre, anche nella vita, con tutto il bene che gli abbiamo voluto, Pino Locchi era doppiato male. Malissimo, assolutamente sì. Era doppiato male. La battuta più bella che hanno fatto a Claudio Amendola sul padre è rimasta mitica. Questa è storica. È storica. E un amichetto, un compagno di classe, fa a Claudio piccolino: oh, ma tuo padre doppia pure quel brutto. Era Vernel, era il padre. Si rompono le amicizie anche per certe cose che succedono. Ma tuo padre doppia pure quel brutto lì. Lo so, quindi. Era il padre. Perché poi ti aspetti di trovare Sylvester Stallone dietro quella voce, e invece ci siamo noi. Noi però ci piace esporci, ed è per questo che facciamo anche la video diretta su Facebook. Vi ricordo che stiamo facendo due tipi di trasmissioni. Sulla radio in questo momento sentite la stessa trasmissione mentre stiamo chiacchierando, ma quando passiamo i pezzi la musica la sentite pulita, senza che ci parliamo sopra. Qui su Facebook continuiamo a chiacchierare con voi in grande amicizia, perché ci piace continuare, cazzeggiare e stare sempre insieme. GTO, a domanda. GTO, dov'è? Non la vedo? Eccola qua. Rossella, prima hai parlato di Massimo De Ambrosis, che mi dici di GTO? Azusa Fujutski, ti ha divertito, appassionato, qualche aneddoto di questo pazzo anime? La pianta, attenzione, libera, piastre 360. Sì, mi ricordo qualcosa. Ti piace quanto sono bugiarda. Ma l'hai sì, fatto no. Per parecchio tempo? Non no, lo so. Non lo sai. Non mi ricordo. Cioè, no, mi ricordo presso a poco GTA, me lo ricordo. Mi sa che adesso mi sono ricordata. Mi sa che il direttore era Chevalier. Mi ricordo solo questo, però. E lo sto rimosso. E lui sa perché. Che Chevalier è un direttore molto esigente. Lo so, quindi si è lavorato pesantemente. Cioè, vi abbiamo dato giù parecchio. Ale, si può sapere in anticipo quale sarà il prossimo ospite? No, Saso. Si saprà mercoledì prossimo, anche perché devo finalizzare gli inviti. E quindi mercoledì mattina si saprà chi è il prossimo ospite. È tornato anche Daniele, che dice: siete una droga molto positiva. E bella, soprattutto costiamo poco. Sì, è facilissimo. Basta avere, se siete fuori, basta avere qualche giga. Se avete il wifi ci sentite pure gratis. Sapete, senza amore, nessun problema. Siamo una droga positiva, non sei contento? C'è una droga vicino così importante. Non mi interessa, non funziona. Allora, Rossella Cervo, quando non c'ha, so pochi momenti, lo so, però insomma tu ti piace anche ritagliarti dei momenti tuoi, dei momenti in cui il lavoro è proprio fuori, è completamente sganciato. Rossella Cervo, quando sgancia dal lavoro completamente, qual è la cosa che preferisce fare? Cucinare. Ecco, vedi, io volevo arrivare esattamente lì. Tu sei una cuoca allora. Porca miseria. Tu ti metti in cucina e ci passi le ore. Non solo, più sono stressata e più cucino. Quindi quando sei stressata, dei pranzi luculliani tiri fuori. Quando torno a casa praticamente mi rilasso. Allora comincio a cucinare, fare. E infatti i miei amici dicono: Rossè, ma le altre 38 persone quando vengono? Perché a me mi piace. Esageri, sì, eh? Sì, mi piace proprio. Primi o secondi? Tutto. Da mangiare? Da mangiare.
Tutto. Tu sei proprio onnivora. Sì, non... E dolce o salato? Tutto. Niente, non riesco a farla, non riesco ad avere una... No, mi piace, poi pure là, secondo me la cucina, a parte tutto, è molto simile all'arte, perché è creativa, no? Certo. Perché dal niente si può creare... Da degli ingredienti grezzi tiri fuori un piatto eccezionale. E anche una cosa meravigliosa da vedere, oltre che da mangiare, da gustare, no? E quindi mi metto là, mi piace, mi diverto. Ti diverti, evviva. E invece, come vacanziera come sei? Sono molto buona, sono una vacanziera dove metti sta. Mio marito dice, certo a te basta che ti mettono davanti dal sole, a lettino manco parli, sì, sto lì, buona, non me... Perché poi ci riposiamo anche. Sì, devo dire sì, ma insomma, a me piace, non mi piace, non sono una chissà che gli piace fare, insomma... Mare o montagna? Mare. Per anni sono dovuta andare in montagna perché i ragazzini erano piccoli, capito? Un po' una tortura? Porca miseria. D'estate in montagna, ti sembra di sprecare proprio il tempo. Sì, veramente, che tu dici, ah, andiamo a fare la passeggiata, ho detto, evviva, capito? Ah, guarda che bel fiume, guarda che bella sorgente. Guarda che bella montagna, è una montagna, vista una ne hai viste tutte. Cioè, lo stesso no. Però che gli appassionati della montagna dicono, il mare, guarda che bel mare, è un mare uguale a tutte le parti. Ma no, non è vero. Voi andate in montagna e noi siamo lì al mare. Te ti spalmi, io mi spalmo, metto là sulla sabbia, buona. Senza problemi. E ti piace anche viaggiare lontano? Sì. E soprattutto i miei figli li abbiamo abituati da piccoli. Che se viaggia? Assolutamente. Sì, Lucrezia tipo... Ore di aereo non spaventano? Assolutamente no. 10-12 ore. Ah, proprio quelle toste? Sì, anche perché Massimo De Ambrosis, il Chandler di cui sopra, è un pazzo scatenato. Ve porta dappertutto? No, è proprio un malato di mente, per cui... Ciao Massimo, se ci sei. No. Questi sono i cuori per quello che stai dicendo. Figurati, no. A parte che Massimo è contrario a Facebook, perché lui non sa nemmeno credo cosa sia Facebook. È antico. E poi a quest'ora starà sicuramente davanti al computer a prenotare un viaggio del 2020. Ah sì, Perché lui è un ottimista. Ah, lui dice, vabbè, nel 2020 qualcosa dovrò fare. No, quindi... sarò vivo e quindi... Va bene. E poi dice, ma ragazzi, ma avete visto quanto abbiamo risparmiato? Massimo, ma nel 2020? Infatti io mi ritrovo regolarmente ad agosto. Dove andate quest'estate? Non lo sai. Non lo so, perché Massimo ha prenotato 3 anni fa. E poi te ne ha dette 4 nel frattempo, tu te sei confusa. Non lo so, chiedete a Massimo. È lui il tuo riferimento, sì, il riferimento preciso. Allora, Great Teacher Onizuka. Onizuka. È sempre una cosa di anime. Inviterei Massimo Corvo, vediamo se vuole venire, ma perché no, assolutamente. Sono a casa, dice Daniele, vi guardo dal cellulare, così siete anche tascabili e totalmente gratuiti, vedi? Non facciamo pagare canone noi. Quindi perorateci. Questo volevo dirti, sempre parlando del doppiaggio, ma la polemica doppiaggio sì, doppiaggio no. Meglio in originale, meglio in italiano. Ma dai, lo sapevo! Ma dai, ma per favore, ancora che volete far credere che sapete l'inglese come l'italiano? Ma dai, su, abbuciardi! Allora, innanzitutto, secondo me il doppiaggio è un servizio fantastico. E poi, leggiamo i romanzi in... Russo. Russo? Dostoevskij lo leggiamo in russo? Oppure ci prendiamo delle traduzioni fantastiche, eccezionali, che però non è che come dire, snaturano l'autore, no? Certo. Sono fedeli o meno. Siamo professionisti, parte, di questo lavoro. Io vi assicuro, io li sento in originale. Vi posso garantire che il 90% dei prodotti di cui fruite molto meglio. Noi siamo più bravi. Perché loro hanno delle belle facce, cioè Cherry Season, io vorrei mannare in originale. Si capisce niente? È quello turco. Vabbè, certo. Ma che voglio dire? È che molti dicono che questo riguarda soltanto l'inglese, sì. Però poi ci stanno anche le altre perché lingue. Perché spagnolo, francese, giapponese, tutto quanto. E perché? Quanta roba abbiamo fatto? Svedese, polacca. Ma guarda, basta il tedesco. Tedesco, quanta roba abbiamo fatto noi tedesca? Ma brutti! Io vi vorrei far vedere delle serie che se tu le... Noi gli diamo l'anima. Cioè, non è che siamo sempre a fare il film di Kubrick.
cioè quello che vedete in televisione, per cui l'intelligenza romana, no, io preferisco vedere i sottotitoli. A parte che se vedi i sottotitoli devi perdere il 90% delle scene. Grande. Allora, o lo sai talmente bene l'inglese, ma io ti assicuro che spendo un sacco di soldi di ripetizioni e di dialogue coach per i miei figli, ma i miei figli se li metti a fare un film originale dicono: ah, ma boh, non lo so, meglio doppiato. Ma non è perché la madre fa il doppiaggio. Lo perché arriva subito. Perché arriva subito, perché è più immediato, perché cogli più delle sfumature. Ci sono i detrattori che dicono: e in questa maniera, se avessimo cominciato negli anni 30, 40, 50, tutti noi sapremmo l'inglese. Mm-hmm. Sì, eh? Mm-hmm. Sì, sì, ok. Magari... L'inglese si impara studiando, non stando davanti alla televisione. Questi detrattori devono anche imparare l'italiano, perché vero? Molto spesso è quello che manca. Comunque, vabbè, sembra che sono di parte. Comunque sappiate che male che va, faccio il medico e vi curo. Dammi il quinto pezzo della giornata. Allora, questa canzone, la numero? 7, mi dispiace perché ha detto che la volevi mettere per ultima, però sì, te la vuoi sparare sì, prima. Sì, me la voglio sparare prima. Questa canzone la dedico a me stessa. Oh, perché bella questa dedica. Io. Sai che nessuno ha mai fatto una dedica di questo tipo di tutti gli ospiti che sono venuti? Nessuno si è mai autodedicato una canzone. Questa sono io. Sì, eh? Questa è proprio la mia anima. È proprio la tua anima, sei tu come... Questa sono io. E allora... Io vorrei sapere chi è che non l'ha già capita, non l'ha già intuita questa canzone. Lui è grande, tra l'altro non sarà solo l'unico pezzo che hai portato qui. Eh no, perché oggi. Lui è il mio mito. È proprio lui, grande, è il tuo mito. Grande Vasco! È Vasco Rossi. Ciao, e Vasco. Questa è Sally, in diretta per voi, su Radio Cigliano. Questa sono io, purtroppo. Sei tu, eh? Sally è stata punita per qualunque decisione sbagliata abbia preso. Ah sì, eh? Questa sono io. Perché tu avevi le decisioni sbagliate che hai preso che t'hanno portato? Non è che ho preso decisioni sbagliate. Avvicinate sempre. Non è che mi voglio mettere così un po'. Allora avvicina la sedia, così sì, poi mettete proprio con la sedia sotto, come a scuola, che sì, stavamo sotto al banco. Nel senso, io dietro questo buon umore, eccetera, non credo di aver avuto una vita facile. Te la sei sudata. Sì. Per ogni sua decisione. Ogni sua distrazione o debolezza. Cioè ogni volta che te sei distratta è andata male. Non solo, ogni volta che ho detto vabbè però dai, cioè ho mollato, sono stata punita. Nel senso che... Che molli, è un concetto che mi risulta difficile. Lo so, però anche però succede, certo. Sì, nel senso che a volte in determinate situazioni, in determinate cose, eccetera. Però è come se io non mi posso permettere di scendere sotto certi standard. Perché, non so, ci sono chi è fortunato? Io non è che non... Aspetta, mi reputo una fortunata perché comunque... Però non so, una fortuna... Non è che le cose gli cascano addosso, insomma. Ho capito. Sono una che le cose se le suda. Ce ne siamo un po' tutti sudati, anche perché, ripeto... La... Chi più e chi meno, eh? Sì, c'è chi è andato un po' più in automatico, sì, diciamo. Cioè, sì, cioè, che ti posso dire? Fai una cosa... Te va tutto bene, no? Sì. Da lì, già. E invece c'è chi... Devi un po' sgomità. No, io mi devo arrampicare. Free climbing? Sì. Senza attrezzi? Sì. E che se caschi poi ti fai male? Sì. È quello? Sì. Cioè non è una palestra con sotto il piumino? Purtroppo quello, no, io non ci ho mai avuto... Il tappeto leggero? No, non ci ho mai avuto, come dire, cuscinetti. Scegliela. Quella lì con la linguaccia. La prima? E allora vi sto mandando il selfie di giornata. E nel frattempo arrivano foto, ma le faccio dopo, perché adesso nel frattempo vi mando, cioè, fortunatamente Sally di Vasco Rossi è ben lunga, dovrei riuscire a mandarlo a tutti quanti, anche se siete tantissimi stasera e quindi non so se ci riesco, ma comunque semmai lo facciamo. Sto mandando anche ai tuoi figli, che così hanno la foto della mamma di stasera. Che vergogna. Perché? No, ma che vergogna. Siamo qua veramente, io ho sempre detto, è una... È una chiacchierata tra amici questa, sì. E poi a cui si uniscono chiacchierata tra amici che si dicono delle cose intime anche che non diremmo normalmente, però poi c'è la gente che interagisce con noi e questo è bello perché ci dà la possibilità di fare, di essere, di rappresentarci anche a chi di noi ha soltanto un approccio vocale. Sì.
Almeno io la vedo in questa maniera. 328-7948-796 è il numero di telefono per avere il selfie di giornata. Comandiamo pure a Carlo Scipioni, ma sì, dai. Mi raccomando, ancora un minuto, quindi forse riesco a mandare ancora a tutti quanti. Se dimentico qualcuno, ovviamente mandatemi di nuovo un avviso al numero WhatsApp, in maniera che possa ottemperare alla defaillance. Allora, sto vedendo che stanno arrivando anche altre foto. Ci piace questa cosa della condivisione, eh? condividete veramente, perché condividete con voi la vostra, con noi la vostra faccia, le vostre espressioni, la voglia di stare con noi stasera, di cazzeggiare insieme. Chi è? Ah, eccola, questa è Lisa di Gargoyle, me la ricordo. Adesso mando il controselfie, ma poi ricordami, la mandiamo in onda appena. Fammi vedere che dovrei essere arrivato. Sì, sono arrivato, allora era l'ultimo. Questo è... chi è che ci manda? Oddio, sai che non so chi sei che mi stai mandando questa foto di Lisa di Gargoyle? Lorenzo, no, c'è scritto. Ciao Lollo. Entriamo. Senti che bel rumore. E il rumore di Rossella Cerbo, il rumore preferito qual è? Il suono. Perché no, poi noi viviamo in sale ovattate, viviamo in sale, si dice proprio sale anecoiche, dove non rimbalza la voce, e quindi ci sono dei nostri amici, dei miei amici almeno, che sono venuti e magari qualche volta ad assistere al doppiaggio, che hanno detto sì, bello, però poi io sono entrato in quella sala e 20 minuti dopo se ne sono dovuti andare perché c'era qualcosa che non tornava, non c'erano rumori, c'era soltanto la voce, poi c'è l'originale, tutto quello, le parole, il direttore, però poi nel momento dei silenzi sentivano che non c'erano rumori. Qual è il rumore di Rossella Cerbo? Adesso che mi ci fai pensare, non ci ho mai riflettuto, è il rumore dei gabbiani con il vento. Quindi mare. Sì. È bello. Sì. Ti dà subito che idea? Un'idea di vacanza? Sì, mare, vedo cielo azzurro e sento gabbiani e vento, sì. Beh, assolutamente sì. Questo la barca ti piace? No, no, te sei proprio tipo da sdraio e ombrellone. Sì. Lettino. Sì. Lettino. No, guarda, pure sdraiato con l'asciugamano sulla sabbia. Ah, pure là, proprio a quattro dei bastoni, sì, a dormire, a riposarsi. Ti abbronzi? No, c'è una pellaccia, quindi sai che la crema. Sì, però quindi un po' rossa, un po' bianca, un po' lentiggini. Bronzo. Allora, mandiamo subito il controselfie di Lorenzo, che ti manda il controselfie di Lisa di Gargoyle con una bellissima dedica. Poi questo te lo giro, grazie, sul tuo WhatsApp. Grazie Lorenzo. Con tanto di data, quindi è proprio bellissimo, oggi. Bellissimo. Vedi che carino, che c'è interazione, mi piace da morire, veramente bello. Bravissimo Lorenzo, veramente bello, grazie per questo tuo controselfie. Abbiamo mandato adesso il selfie di giornata a chi ne ha fatto richiesta. Mi piace il selfie di giornata, un po' come, che ne so, il pesce di giornata. Sì, è il selfie di giornata, mi piace. Ecco. 3287948796. Cioè, sempre unico. Chi è Monica? Monica, la conosco. Lo so. Allora, Federico, un lungo messaggio di Federico. A volte devo vedere i film in inglese perché la colonna Dolby Atmos è solo inglese. Parlo quotidianamente da 15 anni, eppure seguirci un film è straniante, straziante. Si perde almeno un 20% di comprensibilità, giusto essere madrelingua risolverebbe. Appello ai distributori, più tracce Atmos in italiano, salvateci dal supplizio della lingua originale. Grazie Federico, evidentemente, anche i miei figli ringraziano. Sì, ringraziamo con tutte le nostre famiglie ovviamente, però è vero, chi è fissato, chi è interessato, appassionato più che fissato, del suono e vuole, magari c'ha a casa un surround di quelli strepitosi, e si trova a volte con delle povere colonne anche sui Blu-ray da tutte le parti, veramente è un peccato, perché poi noi molto spesso invece rifacciamo i doppiaggi missati con i 5+1, con gli Atmos, è vero. Timbra perché c'hai... Che poi non succedeva anticamente facevi la battuta e loro si adeguavano col mix. Esatto, perché prima c'era praticamente il doppiaggio e poi veniva costruita la colonna, cioè veniva fatto a posteriori, il doppiaggio era al centro della cosa. Adesso è esattamente il contrario, cioè la musica effetti, cioè la colonna è strapiena, bordello, capirai, effetto Fast and Furious 8 appunto, sì. C'avevo il mio partner, era Massimo Corbo, c'avevo le macchine che volavano da tutte le parti, proprio
timbra e te credo. Ma poi a te timbra. Hai capito? Hai capito? No, ma là è. È forza. Come quando lo dicono a me, quando mi dicono timbra dico "Ma sei sicuro?" Guarda che va bene, timbro, a tuo rischio e pericolo. Infatti a tuo rischio e pericolo. Domanda a tutti e due, ma nella vostra cerchia di amici avete il fenomenone di turno che se ne esce con la frase "Io ho imparato l'inglese grazie alla serie sottotitolata"? Praticamente mi avete risposto mentre scrivevo "Ad ogni mare batte montagna". Mare batte montagna. No, siamo comunque nella cerchia di amici. Io non parlo di lavoro, vi giuro, non mi va proprio di parlare. Madonna quanti ne lasciate indietro. Stasera Facebook si interrompe. Ciao Franca, buonanotte, grazie per averci seguiti. Ciao anche a Monica, l'abbiamo già salutata. Rossella, quali saranno i nuovi doppiaggi che avrai in futuro? Te li hanno già fatti sapere? Mm-hmm. E quanto devi, quante clausole di riservatezza hai firmato? Allora, è una bella novità. Io mi chiamano per fare un ruolo. Potrebbe essere, no, mettiamo, potrebbe anche essere buono per la mia carriera proprio che io dica che sono stato scelto per fare, certo, un ruolo, giusto? Invece non lo posso dire finché non c'è il primo spettatore che sente la mia voce al cinema, perché firmiamo le clausole di riservatezza che ci impediscono, udite udite, di raccontarlo a mamma, alla moglie, ai figli, al gatto, alle mura di casa, e alla scopa con cui, sì, al gatto rognoso, alla scopa con cui spazzo per terra, e sulla terra, sulla luna, sui satelliti di Giove, in particolare su due che non mi ricordo quali sono perché potrebbe esserci la vita, e in tutto il sistema solare, in tutto l'universo. Quindi abbiamo qualche piccolo problema. Sì, diciamo che comunque ci sono belle cose in pentola. Sì. Bolle qualcosa in pentola. Parecchie cose. Dai, e questo mi piace veramente molto. E non solo sull'universo, in tutti gli universi conosciuti e ancora da scoprire. Sì. Credo che questa è una liberatoria che sia illegale in una maniera folle, proprio. Sì. Completamente illegale. Alla fine di quei giorni. Verso l'universo e oltre. Sì, anche nelle molecole, negli atomi, vaffanculo. Allora, guardatevi film in cinese, in originale, in russo, in coreano e in tedesco. Dai che ste famo due risate, dice Alessandro Budroni. E c'hai ragione. Per venirvi in aiuto, Great Teacher Onizuka, o GTO, era un anime giapponese molto popolare che aveva come protagonista uno strambo insegnante, ex teppista, doppiato da Massimo De Ambrosis. Rossella Cerbo era una dei protagonisti, la professoressa Fuyutsuki. Grazie. Ci hai ricordato. Ragazzi, veramente, ma come facciamo? Come facciamo, veramente? Scrivi per l'email, mi scrivi. Sì, no, ci serve per i diritti d'autore, è vero. Ombretta, bye, bella, ciao, amore, ciao. Immagino Drew Barrymore in Charlie Sanchez che parla in romano. Auabelia, ridateci le cose che avete rubato. Viva il doppiaggio. Poi ti faccio una versione. Ti facciamo una versione particolare, localizzata, un po' localizzata. Allora, fenomenale, andiamo avanti perché siamo un pochino indietro. Selfie top, grazie mille. 3287948796 è per averlo immediatamente. Dopo la diretta non lo potrete avere più. Allora, Lollo invece di Lorenzo, ti chiameremo Lollo sicuramente. Le colonne venivano abbassate per fare il dialogo, dice Cristian, che è assolutamente competente perché vincitore, ne sa qualcosa. Vincitore, miglior fonico della terra e dell'universo. È vero, venivano abbassate, il fonico tirava giù il cursore, se faceva sentire la battuta lo tirava su. Adesso il cursore viene messo a livello e tu devi andarci sopra. Che non è esattamente come fanno il missaggio in America. E niente, Cristiano oggi sei stato fermo, io t'ho visto perché stava vicino a me. Mamma mia, questa è una cosa fra di voi. Allora adesso si può più fare, allora, perché tecnicamente non è corretto. Cosa si intende per timbrare? Magari è una domanda stupida. No, non è stupida perché è un tecnicismo e dobbiamo spiegarlo. Allora, il timbro, noi abbiamo il diaframma. Aspetta che ti metto la telecamera da cui ti si vede un po' meglio. Ecco qui qua. Abbiamo il diaframma. E abbiamo due modi di far uscire la voce. La voce può uscire così, che però tu non senti niente perché è tutto di fiato, di gola, eccetera. E poi abbiamo la voce che preme sul nostro diaframma, che ci fa da cassa di risonanza. Esatto. È stata chiara? Sì. Ci si appoggia la voce sopra. Esatto, questo è il timbro. Ovviamente la voce viene da qua, ovviamente, perché le corde vocali sono qua, ma se il timbro lo mandi su dallo stomaco, dal diaframma, dove esatto, sta? Esatto, innanzitutto non è lo stomaco, è un po' più su. Sì, è qui. E innanzitutto, se noi parlassimo tutto di gola, dopo 20 minuti saremmo afoni. E poi quello che facciamo. Poi provate a fare un esempio. Mandate giù la voce da petto e fatela salire da petto. Oppure mandate la voce di testa
e fatela stare in testa. Sentite che è stridula, è un po' più... Gli americani parlano più di testa che di petto. Nasale, parlano di naso e di testa. Mentre invece noi nella nostra tradizione italiana, della dizione italiana, la voce siamo abituati a spingerla dal diaframma. Anche a teatro, no? Quindi timbrare vuol dire... Spingi su sto diaframma. E spingi su sto diaframma. Sai quando quelle mattine te capita di me di sì, perché altrimenti sei perfetta. Te capita la mattina che ce la fai proprio? Tutte le mattine. Che stai là che non diciamo metti l'automatico, però insomma all'inizio no, è proprio dura, è difficile. Rossella, scusa, non eri chiara. E te credo, gli accendo. E te credo, la bocca che è tutta un pastamento. Anche perché l'attore di solito è abituato a lavorare la sera, dopo che si è svegliato tardi. L'attore di teatro, ovviamente, non di cinema. Quelli si svegliano anche prima di noi, si svegliano alle 4 perché hanno il trucco alle 6. Però l'attore di teatro si sveglia tardi, va, capito? Va a lavorare la sera. Ed è bello presente fisicamente. Noi invece la mattina siamo abbastanza sgonfi, abbastanza mosci. Dammi un altro pezzo. Io sto in ritardo con l'assegnazione dei pezzi, però adesso lo faccio subito, così vedi quali sono. Poi li sai. Allora, ne mancano due. Allora, quale ti tieni per ultimo? Scusa, a sto punto per forza quello. E questo faccio... E quindi andiamo di qua. Esatto. Uno. Questa invece è una canzone che mi piace tanto perché un po' tutta la mia vita. Racconta la tua vita, eh? No, è comunque la mia giovinezza, la nostra giovinezza. Eh sì. E poi è un gruppo che mi piace perché hanno sempre detto delle cose carine molto semplicemente, eppure questo, come quelli che vedono i sottotitoli, li ha sempre considerati robaccia, perché loro sentono la musica inglese. Mentre invece stasera è tutta musica italiana. Lui è Max Pezzali, ma qui era ancora targato nel 1995 883, e questa è una canzone bella e interessante degli 883. Piace. Gli anni su Radio Cigliano. Questa è proprio bella. Eh sì. Questa mi piace da morire. Che ti evoca? Che ti dà? A parte i ricordi, cioè le parole, la musicalità, proprio, l'arrangiamento. Cioè io, per esempio, tu prima parlavi di commozione, no? Questa mi fa commuovere. Eppure il fatto vedo seduti due che hanno la nostra età, perché io forse mi sono sposata giovane, che c'avevano le fedi, non lo so, mi fa pensare un po' proprio alla mia vita, che comunque loro del grande rea. Senti, c'è Saso che sta andando a letto e ti chiede se puoi salutarlo con la tua voce sensualissima. Senti, però aspetta, Saso, puoi aspettare due minuti? Perché adesso non posso interrompere la... No, lo posso fare, in onda continua. Sei pronta? Te lo faccio fare su bianco. Un, due, tre. Buonanotte, Saso. grande Rossella, grandissima. Come vi ho detto, è generosa Rossella, veramente molto. C'è Stefano Nissolino che ci dice super ciao. Allora, Alessio, per essere esatti, in Great Teacher c'è anche una leggendaria imitazione di Kenshiro che fa il protagonista. E se non sbaglio, De Ambrosius ha anche doppiato Kenshiro in un'altra versione. Sì, no, è vero. Ma noi non siamo tanto bravi sugli anni. Io almeno non sono brava. Te i cartoni animati come li vedi? In generale a me piacciono. Ti piacciono? Però non sono un'appassionata di anime. Tu li vedevi da ragazzina? E io ero una fan di Candy, Lady Oscar, il Tulipano Nero. Oddio, tutti drammoni però, queste. Te sei da drammone passionale. Io sono Candy. Sei Candy. Con gli occhioni che sbattono. Sì, l'infermiera deve soccorrere gli altri. Sei così, è la vita tua. Candy. Porca miseria, devi mandare il conto a Laura Boccanera. Sì, infatti io dico sempre. Devi mandare il conto. La trilogia, grazie mille, mi piace un sacco imparare queste cose, dice Leila. Ciao a tutti da parte di Giovanni. È arrivata Loretta, è arrivato Emanuele. Approfitto della tua battuta per cogliere la palla al balzo chiedendoti come sarebbe Drew Barrymore romana.
per dirlo alla romana, è quando mi ricapita. Come sarebbe romana Drew Barrymore? Non lo so. Vedi, è come prima, beh, la battuta e niente, io mi blocco, non lo so, dovrei... Allora, noi abbiamo una cosa, che noi recitiamo col copione. Te, il teatro, com'è il teatro per te? Io l'ho fatto anche da bambino, ho fatto con Carmelo Bene, ho fatto la Fatina di Pinocchio, al Quirino, quindi insomma ho fatto il teatrone, e... però non... ripeto, io... Se te nascondi un po', sta cosa che c'è gente che guarda... Se... Oh, che volete da me? No, che volete? Io dietro, se volete star dietro, mi date un leggio e io vi dico. Tu dici tutto, non c'è problema. Un recital lo posso fare. Adesso non lo so. Lo so, certo, assolutamente, cioè questa è la forza del doppiaggio. Assolutamente. A me piaceva proprio per questo il doppiaggio, perché non mi sentivo giusto per andare a fare una cosa con la faccia, ma con la voce sì, mi piaceva il fatto di poter cambiare ruolo, di fare tante cose. È bellissimo, è molto bello. Emanuele, grande Rossella, la voce di Amy Wong in Futurama, Velma in Scooby-Doo, Elisa in Gargoyles e Piedino nella ricerca di La Valle, Valle Incantata, c'ero pure con io. Con Noemi Gifuni, ti ricordi? Come no, abbiamo fatto una marea. Noemi. Ciao Noemi, ma forse ci ascolta pure. Ultimamente è andata su Facebook, sì. Alessio, grazie per aver ospitato Rossella, è stata fantastica. Buonanotte a entrambi da parte di Carmine. Una delle mie preferite è Max... Di Max è rotta per casa di Dio. Grazie che apprezzi la mia musica. È vero. Gli anni è una grande canzone, lo dice anche Lorenzo. Lollo. E torniamo in diretta sul brano degli 883. Sono gli 883, Max Pezzali con gli anni. Questo è il brano, stavamo dicendo, il brano tuo. Sì. Te fa pensare a te. Sì, alla mia vita. Alla tua vita. Sì. Brava, sì. Brava. 23.07 in diretta su Radio Cigliano, dopo cena con Rossella Acerbo. Ci stiamo un po' allungando, ma la serata è bella e ci stiamo divertendo. Ragazzi, ancora arrivano contro selfie. Questo è, non mi ricordo chi sei, aspetta, adesso te lo dico. No, non mi ricordo chi sei, ti metto in onda ma non mi ricordo il tuo nome, ricordamelo nei fuori onda, mi raccomando. Grazie per aver mandato il selfie, il tuo controselfie, ci piace veramente che siate qua. Forse riesco a individuarti dai messaggi, no, non mi ricordo chi sei, non mi ricordo il tuo nome, ma sicuramente ci segui da un po' e lo so. Grazie mille del tuo controselfie. Ce n'è un altro che è di l'immancabile alieno e mogliettina, l'alieno intelligente. Con la sua compagna ci siamo incontrati a Romix. Infatti non lo ricordo sto ragazzo. Te lo ricordi? Senti un po', te che ne dici dei premi, del doppiaggio, di queste cose qua? Favorevole, contraria, ti rompi, ti no, va di andarci? A me piace, sì. Poi ce ne ho parecchi. Purtroppo mi dà fastidio spolverarli perché, perché prendono molta polvere, sì, è vero, sì, prendono molta polvere. A parte questo, è una cosa bella e poi è... se è fatta dal pubblico ti dà comunque una meglio riconoscimento del pubblico, sì, vero? Sì. Sì, assolutamente. Sono d'accordo anch'io. Se no, premiamo se tra di noi e vabbè. Allora, il doppiaggio è un modo intimo di provare a esprimere le proprie emozioni con una certa intensità che a volte nemmeno ci sarebbe mai ad aspettarti di poter provare. È vero, è possibile. Rossella, secondo te, siccome un doppiatore che vive perennemente nel buio delle sale dovrebbe rimanere nell'ombra e restare solo una voce oppure esporsi, e vedere un viso potrebbe rompere la magia? Io penso che sì, secondo me bisognerebbe stare nell'ombra. Un po' anch'io. Quando negli anni 60, 70, 80 tutti non sapevi mai chi era, che non era Giannini, insomma, che andava anche a fare film. A me comincia un pochino, nonostante pensa, parlo male, parlo romano, faccio di tutto. Io adesso mi capita che mi riconoscono e mi fanno: ma tu sei Rossella Acerbo? E a me un pochetto sta cosa, perché dico: mannaggia, magari potevano pensare che ero una bellona di queste. Vabbè, capito? C'è Rossella Acerbo qua. E invece sono io. Assolutamente, questa non è il caso. Senti, allora io intanto. Comunque lo sai che sei proprio bravo? Amo, ma perché te no? No, però sei proprio, io la molli proprio a fare il conduttore radiofonico. Ma perché faccio come mi pare qua, perché no, posso no, fare. Io nella radio di flusso. E allora adesso vi portiamo l'ultimo brano di Rihanna. Che palle, no, capito? Con la voce. Salve a tutti, buonasera. E allora, buonasera. Sì. Come no, l'ho preso per il culo anche l'altra sera, un po' alla Teobellia quando faceva. Ciao. Sì, sono Teobellia e siete su Radio Dimensione Suono. Ti ricordi Dario e Giada?
quanto li sentivi da ragazzo quelli che chi erano? Era... Ah, che parlavano un po' sottovoce. Ciao, buonasera a tutte. Era un po' surreale. Sì. E allora adesso vai in onda. Era un po' surreale. Che sto a sentire, che sta roba. Ultimo pezzo di Rossella Acerbo, e questo te lo sei tenuto per ultimo. Sì, questo lo dedico ai miei genitori che non ci sono più. Però sono sempre accanto a me. E sempre del mio cantautore preferito. Se andate ai concerti suoi? Sì. E lui... te trascina? Sì. Cioè, un massacro. Solo che ultimamente, allora, gli ho detto, andiamo ragazzi, andiamo a vedere Vasco Rossi. Ah, ma dai, ma che andiamo a vedere Vasco Rossi? Però mia figlia mi ha costretto due volte ad andare a vedere Fedez, che per carità, caruccio, simpatico. Non è proprio nostro. Tra Fedez e Vasco Rossi. Non è proprio nostro. Capisci, no? Sì. E quell'altro no, quell'altro invece è solo a Roma, quindi non... Ah, t'ha portata allo stadio pure? No, mi sei rifiutata. Però t'ha detto andiamo allo stadio? Sì, come no? Ma io vado allo stadio. Dai, forza Roma, nonno Totti, c'è solo un capitano. Non saremo più. Veramente diventi scemo. E invece mio marito mi ci ha portato, vedo Vasco Rossi una volta sola, sì. Una. Ma questo due anni fa, tre anni fa, quando è stato? Sì. Ci sono andato anch'io. Molto bello. E sono andata pure al Prato per la prima volta. No, hai fatto la groupie. Sì. Vasco, capito? Era esaltata. Sì, perché poi da ragazzina mio padre non mi ci mandava, perché ovviamente Vasco Rossi ha sempre avuto un po' sì, negli anni un po' de canne, sì. Beh, insomma, non solo negli anni 80-90 era un po' trasgressivo, cioè, parecchio, parecchio sì, parecchio. Adesso allora, non più. Sì, dicevo papà, vado a vedere Vasco Rossi, ma dove vai? Ma mettete seduta, sta a casa, va a doppiappo. Quindi te sei rifatta. Sì. Ti sei rifatta degli anni in cui non hai potuto vedere. La dedico a loro e soprattutto la dedico a tutte le persone che hanno perso qualcuno, ma quel qualcuno è sempre vicino a noi. Ciao mamma e papà, ciao Vitto. Grande, questo è Vasco Rossi, signori, gli angeli, su Radio Cigliano. Questa è bella. Bellissima, sì. Ho anche cannato l'intro in una maniera pazzesca, ma chi se ne frega. Cazzo che bello. Mi ho levato la musica. È meraviglioso. Però vedi, stavo facendo tutt'altra roba io qua. Ah, sentivi un po' la musica però, sì? Stiamo parlando nel frattempo qui. Allora, questo è l'ultimo brano di oggi. Io intanto, per voi di Facebook, poi lo farò anche per la messa in onda, mi permetto di ricordarvi i prossimi appuntamenti in diretta di Radio Cigliano. Sabato alle 16 in diretta, come ho detto, insieme ad Alessandro Bianconi, e condurremo Du Gusti Si Smeglia Che One, la nostra trasmissione di sfide musicali di gusti e di tendenze. Martedì invece prendiamo un aereo e andiamo a New York, oltreoceano, perché la Du Gusti Si Smeglia Che One diventa speciale New York, e cazzeggeremo insieme con gli amici americani e con la loro musica, cercando di andare incontro anche ai loro gusti. Giovedì prossimo alle 21 al posto di Rossella ci sarà un altro ospite, anzi saranno due, ci sarà una coppia, quindi se non ci sono imprevisti, quindi mercoledì saprete coppia, esattamente coppia. Non lo puoi immaginare. Di fatto no. No. Non puoi immaginare veramente. Quindi questi sono gli appuntamenti di Radio Cigliano. Condividete il video sulla pagina Facebook se ancora avete la forza di seguirci, e ci siete, vedo che ci siete, perché vogliamo. Donato, come no, te lo mando il selfie, è arrivata adesso la tua richiesta, e te lo mando immediatamente. Eccolo qua, il selfie di giornata. Avete ancora tempo, perché poi dopo la trasmissione non lo mando più. 328-7948-796. Ah, qui mi sono scordato di mandarlo, però. Forse me l'ha anche. Ecco che cosa mi stava dicendo l'alieno intelligente. Nel frattempo, Rossella si sgranchisce un attimo le gambe, giustamente. Brava, sì, ma ci si può alzare qua, siamo tranquilli e sereni. E allora, condividete sulla vostra pagina, sapete il numero, l'avete visto adesso scorrere, per avere il controselfie se qualcuno si è collegato tardi. Pagina YouTube, ve la faccio vedere, solo a voi, perché la canzone di Vasco è abbastanza grande. Pagina YouTube, dove trovate Radio Cigliano, ci sono i video in HD di tutte quante le nostre serate. Ci sarà anche questo con Rossella, che è stata una figata, veramente una forza, e non vedevo l'ora di averla, perché mi sono molto divertito insieme a lei. E c'è anche la pagina Facebook, la trovate qui, mettete i like, iscrivetevi, più siamo più ci divertiamo, e meno siamo
più finiamo prima, perché andremo avanti finché ci sarà pubblico che ci ascolterà. Bene, sono stato istituzionalissimo e ho detto tutto. Come ti è sembrata stasera, Rossella? Molto figa. Eh? Detto, perché poi stiamo in onda da 2 ore e un quarto e non sembra. No. A me non sembra, mi sembra di aver cominciato. Vabbè, lui è un po' più, come dire, sta là nell'ombra. Però va via il tempo. Grazie, se ne va Emanuele veramente. Giordano, Rossella, la voce più dolce e doppiaggio italiano. Evviva da Palermo! Grazie. Senti un po', ma tu hai dovuto scegliere 8 pezzi, ok? Difficile? Devo essere sincera, sì. Perché alcune cose mi sono nella mia playlist, no? Cioè, la playlist. Mi sono andata a cercare, eccetera. Però alcune non ce l'ho salvate nella playlist, perché magari le canzoni che sento adesso, certo, sono occidentali scarma. Però insomma, difficile portarne solo 8? Sì. Ne avresti voluti, ce n'erano altri, hai dovuto escluderli. Sì, ecco, quella dei Friends, ma l'hai messa te. E poi sicuramente qualcosa di Venditti ce l'avrei messa, perché comunque Venditti ya molla. Beh, pure lui, sì. Però più una fase giovinezza, capito? Una. Cioè un prima e dopo Rossella, no? Ma Rossella ascolta la musica attivamente? Tutti i giorni io vado in motorino, mi faccio chilometri. Con le cuffiette? Forza. Certo. E quindi prima in macchina, a me piace molto la radio. Mm. Mi piace la musica, mi piace la radio, mi piace troppo. Un mondo senza musica è un mondo strano, vero? Per carità, ma poi non solo casa mia è piena di musica, perché mio marito sente tanta musica, i ragazzi sentono la musica. E noi, che ne so, facciamo la doccia e ci mettiamo la musica. Quindi sta cosa che la musica adesso ce l'hai in tasca sempre, te la porti, sì, che prima era un po' complicato, no? Ma non io si pure poteva fare. Quando era complicato, diciamo, c'avevo sempre il Walkman, cioè, le cassette. Io ero una di quelle che appunto mi divertivo a casa a registrare, capito? E aspettavo che il DJ smettesse di parlare, mi mettevo a registrare play, rec play, capito? Cioè, e il digitale lo vedi bene, nel senso, ti piaceva di più l'analogico o è indifferente per te? Beh, comunque è più facile. È più comodo. Adesso è più facile. Sì. È più facile perché è alla portata di tutti, nel senso, prima magari dovevi andare a comprare la cosa, adesso te la scarichi. Io adesso poi mi sono fatta l'abbonamento, quello che tu paghi tipo 9,90 euro sì, al mese e puoi accedere. C'hai tutto. Esatto. È eccezionale, impensabile 10 anni fa. Vedi Shazam, senti una volta, dice, passa questa, che figata. Anche quante volte sei al doppiaggio, dici, passa, è bella sta di che è. Una colonna sonora, una certo, e un accompagnamento. Bella, sì. Bella, sì, non è male. Però comunque non ti rimangono come queste canzoni. Queste canzoni sono quelle che proprio me le sento proprio nei momenti di up and down, capito? Te le porti dietro, sì. Sono le tue. Che poi non sono... sono tutte canzoni, capito? Sì. Particolari che restano. Sì. Torniamo in diretta. E questo è Vasco Rossi con una meravigliosa canzone, perché Vasco, poi comincia piano con quella chitarra e poi diventa così, c'è un'esplosione, un crescendo eccezionale. Ma poi che voce meravigliosa. Ma il tuo cantante di sempre è Vasco? Vasco e Antonello. E Antonello, eh? Sono Vasco e Antonello. E invece se tu eri Beatles o Rolling Stones? Beatles, eh? Eri Beatles. Però io comunque ero, cioè, i Beatles erano il gruppo dei miei fratelli, capito? Io ero da Duran Duran. Tu eri Duran Duran. Simon Le Bon. Bon, my name is Simon. Quindi Simon Duran Duran e non... Spandau. Non gli Spandau. No. Ti piaceva più Duran Duran, quindi una un po' più tosta, ti piaceva la musica un po' poi, più tosta. Non John Taylor, ma Simon Le Bon. E certo. Che per là c'era il doppio, c'era no? la diversità. E però ero anche quella di Luis Miguel. Ti ricordi Luis Miguel? Ma come no? Piccolino. Ragazzini, sì. Oggi è noi. Piccolino, ma sta canna che c'aveva, sta voce eccezionale. Ci sono le ultime domande, sì. Poi ne ho una io. Era Marco il selfie che abbiamo fatto vedere prima. Grazie Marco. Da appassionato del grande doppiaggio, devo dire che amo conoscere chi dà la voce e mi dà tante emozioni. Infatti ce l'ho a morte col fatto che sempre in fetta e furia noi fan non possiamo interagire con voi.
E molte volte siete voi che scappate. Lo so, è che la serata dura e non c'è. Tra l'altro, io sono andato al galà del doppiaggio adesso, avevo la radio e mi hanno cacciato via un attimo dopo che è finito il galà, perché siccome finisce alle 8 i tecnici devono andare via. Quindi un po' forse è colpa nostra, ma anche che ci mandano proprio via, ci fanno sloggiare. Sì, del Romix, sì. Allora, indizio per chi sarà il prossimo, i prossimi ospiti? No, manco se mi mettete sulla pubblica piazza a Lagogna. Domanda per entrambi: vi è mai capitato di dirigere un film in cui c'era un talent e impazzire perché lui non riusciva a dire la battuta? Ma non fatecele dire queste cose, ma perché ci volete far uccidere? Ognuno ha il suo lavoro, è vero. Rossella, la voce più dolce del doppiaggio italiano da Palermo. Rossella, convinci tu il grande Sandro a partecipare a una serata in Radio Cigliano? Vedremo, magari è ritornato anche Alessandro Budroni. Io ho due domande rapide. La prima riguarda la direzione del doppiaggio. Mm-hmm. Tu a un certo punto nella tua vita non l'avevi mai fatto e l'hai fatto. Adesso alterni direzione e attrice al leggio. La direzione del doppiaggio com'è? Faticosa. Sì, vabbè, ho capito, pure doppiare è faticosa, è un bucio pazzesco. Quella la cosa che ti dà più impatto? La fatica? È comunque più faticoso, perché il doppiaggio comunque è una cosa che sai che c'è. No, non è morto nessuno. Mio marito, che è successo? Non è morto nessuno. E il doppiaggio dipende solo da te. Invece comunque il direttore è come il direttore di un'orchestra, devi far suonare tutti gli strumenti. Certo. E è più faticoso, cioè è bello perché da tanta, però adesso fare il direttore di doppiaggio devi stare attento a 3000 cose, non è solo artistico, ma anche il rapporto col cliente, il rapporto con l'ufficio, il rapporto con 3000 cose, insomma è faticoso. Però non hai parlato del rapporto con gli attori, non lo stai mettendo tra le cose brutte? No, perché è la cosa più bella che c'è. È vero? Sì, io poi sono fortunata perché oggi l'ho detto a Paolo Vivio, no? Che mi è venuto a salvare, va bene, una situazione, eccetera. Io credo di essere, sono fortunata e sono un grande direttore perché ho dei grandi amici che vengono a lavorare con me. Sì. È bello. E quindi è bello. Però insomma è un bel lavoro anche quello. Ma che stai scherzando? È l'altra faccia del nostro. Io poi lo sai, come te faccio anche dialoghi, nel senso il nostro lavoro ha più sfaccettature. Il direttore è anche, diciamo, una parte del, è un po' come gli attori americani che a un certo punto della loro carriera si mettono, gli piace mettersi dietro la macchina da presa e fare i registi, è la stessa cosa. È uguale noi, nel senso che ci piace un po' mettere al servizio di altri il nostro sapere, perché anche questo è il direttore di doppiaggio. Abbiamo un bagaglio che mettiamo a disposizione, che è una cosa bella, e poi soprattutto è perché è un'altra fase, perché è veramente la nascita di una creatura, una direzione, no? Sì. Nel senso che è bello vedere che l'orchestra ha suonato bene. Assolutamente, che bella soddisfazione quando vedi il film. Ecco, mentre venivo qua ho visto il manifesto di un cartellone, non posso parlare, che dove già ci avevi fatto l'attore. Praticamente ho detto che bello, è uscito, capito? È come se fosse una mia creatura, sì, che sta là, sta improvvisamente lì. Diventa sì. Lo possono guardare con le mie battute quanti. Le ho scritte, sì. Io e sta lì e col sta cartellone lì. Fighissimo. E l'ultima domanda che ti voglio fare è questa. Alessandro, sì, mi diverto a fare i dialoghi di Soy Luna, soprattutto quando scrivo le battute al tuo, con permesso, signora Benson. E poi sì, perché con Soy Luna ci pago il mutuo, chiaro? Perché poi guardate che ci abbiamo i mutui, non è che stiamo qua soltanto a fare arte noi, ci serve anche. Ciao, c'è anche Maurizio Merluzzo. Ciao Maurizio, ci siamo incontrati l'altro giorno. L'ultima domanda che ti voglio fare è questa, senza polemiche, semplicemente una battuta rapida. I ridoppiaggi, che ne pensi? Non sono mai una bella cosa, ma non lo sono né quelli di adesso di Netflix né quelli che si facevano prima, perché si sono sempre fatti i ridoppiaggi. Sì, sì. A me mi è capitato, pensa, a me e Anna Marchesini di ridoppiare il Mago di Oz di Judy Garland, ma te sto a parlare di 30 anni fa. Io ho fatto l'Angelo Azzurro, figurati. Appunto, e non sono mai, perché secondo me tu puoi essere bravo quanto ti pare, ma una cosa ha senso in un'epoca, in una connotazione storica, e poi è sempre una copia,
non so come dirti. L'originale è più bello. Sì. Ma anche il fruscio, sì. È come un è quello, quadro. L'atmos è bellissimo, sì. Ma il fruscio è come bello. La pellicola con la grana diversa degli anni 50 e 60. E permettetecelo veramente. Il fruscio ci sta. È un'altra cosa. Ma un po' di Brignao. Sì. Un po' di. Quelle recitazioni che non. Quelle recitazioni che non erano così. E gli uomini stentori, capito? Non lo saprei fare, io non lo so fare. È cambiato il doppiaggio, è cambiato veramente tutto. Ci stanno salutando Lorenzo. Daniele e ci stanno salutando che vanno a letto. Allora io adesso brevemente ricordo anche in onda, come ho appena fatto, i prossimi appuntamenti di Radio Cigliano. C'è la rotazione live, quella è sempre attiva, e basta andare su Radio Cigliano, scaricatevelo per iOS o Android dai vostri gestori di app, scaricatevi l'app Radio Cigliano, musica bella. Perché è la mia, quindi fidatevi. 24 ore al giorno senza nessuna interruzione pubblicitaria, con le repliche dei Du Gustis della stagione scorsa, repliche anche dei Dopo Cena e la domenica sera. Mentre sabato prossimo alle 16 con Alessandro faremo un po' di casino insieme a Du Gustis is meglio che One Italia. Martedì faremo casino in America in collaborazione con Radio 1 New York, a Du Gustis is meglio che One speciale New York. E giovedì prossimo alle 21, il prossimo Dopo Cena con. Ringraziamo tutti quanti i nostri amici che sono stati qua. Rossella pensa che la trasmissione è finita e non sa che gli devo tirare la sola. Perché? Non lo sa. Allora guarda, mettiti un po' più qua, così ti do la telecamera tua, ti do proprio quella telecamera lì. Sì. Siamo stati bene insieme, è stata una bella serata, sì. Mi è piaciuto molto. Rossella Cerdo, che cavolo stai dicendo, Willis? Chiudi la trasmissione. Oddio, che devo dire? Che ne so. Oddio, che ansia! C'ho l'ansia. Grazie a tutti, è stato bellissimo. Vi mando un bacio. Ciao, ciao. Ciao Ale. Ciao Rossella. Grazie veramente di essere stati con noi. Grazie a tutti. Gli appuntamenti li sapete. Chiudiamo prima la radio e poi Facebook, perché ancora non è finita. Devo fare due cose distinte. Grazie di essere stati con noi. Buonanotte, ciao. Buonanotte, ciao a tutti. E adesso chiudiamo anche con voi di Facebook. Grazie, grazie a tutti, grazie a Rossella Cerbo. Mi raccomando, Radio Cigliano, portala sempre con te. Ciao. Radio Cigliano Network. Ciao a tutti, baci, ciao.